Cronachisti e cronachiste, qui sala stampa di Sanremo Rooftop dell'Ariston, voi pronti per una grande puntata di Lascia Raddoppia. I temi non mancano, io nel frattempo sono blu come Loredana Bertè ma senza capelli. Buona puntata ragazzi. Cronachiste e cronachisti, io sono Fernando Siani, abbiamo e avete visto e sentito Fabrizio Biasin dalla sala stampa dell'Ariston, ci collegheremo anche con lui nel corso della serata, prima però fatemi salutare Giuseppe Pastore, ciao Giuse. Ciao Nando, buonasera. E anche Samuele Ragusa, il secondo fan più accanito di Sanremo, ciao, dopo Giuseppe ciao. Pastore, ciao. Diciamo che superare Giuse è difficile in tutto quanto, soprattutto su Sanremo. Secondo me su questa cosa. Però anche te te la cavi. Io me la cavicchio, sì, devo dire sì. Vi faccio subito un quiz, mi hanno fatto ieri. Poi dopo ovviamente ci concentriamo sul calcio, perché non siamo dimenticati che siamo alla trasmissione di calcio, c'è cioè Roma-Inter, Milan-Napoli. Subito, pronti via, ditemi chi sono le uniche conduttrici donna, quindi non le conduttrici, senza specifica necessaria, del Festival di Sanremo. È la storia. Sì, vabbè. È relativa annata. Allora, Carrà 2001, giusto. Ventura 2004 giusto. E Clerici. Bravo. Clerici 2005. 10. Valerio Scano e gli spartiti. Certo. Poi ci sono state tante co-conduzioni. Esatto, cioè sarebbe Rosalita Celentano che con i figli d'arte. La no, però la Letizietta non vale, cioè nel senso proprio conduttore. No, lì erano quattro sullo stesso livello, esatto. Cito, mentre singola conduttrice. Okay. Avete già indovinato il primo quiz. Ne faremo altri nel corso della puntata. A questo punto vi chiedo anche, anzitutto ricordiamo il pronostico di Giuseppe Pastore. Non vogliamo ricordare. Dico, certo. Allora stamattina non voglio fare buttare ai siti di scommesse, sì, non si può fare. Non si può. Però i primi tre favoriti erano esattamente i tre che ho detto, con la prima che era quella che ho indicato io lunedì sera. Ora è lunga e manca oltre metà festival, però Angelina Mango, Geolier, Annalisa. Per quanto l'ultima forse comincia un po' a traballare. Ma vediamo. Il regolamento dice che se si arriva in le ultime 5 che li arrivano in finale partono da zero. Samu, te la ricordavi questa cosa o no? No. Gli ultimi 5 si parte tutto da zero. Quando ci sarà sabato sera la mega classifica. No, sì, certo, me la ricordavo. Certo, 30 posizioni, sì. I primi 5 vanno, diciamo, in finale poi si parte da zero, certo. Quindi tutto di nuovo viene rimesso in discussione. E qui poi è un disastro. I voti mischiando sala stampa, televoto, eccetera, quindi davvero uno se arrivi con 1 milione di voti vantaggio un secondo non conta nulla, si riparte da zero. Giustamente la chat ci ricorda che il festival è lungo e ci sono molti punti a disposizione, sono tutte finali, cioè, certo. come la Serie A. Allora concentriamoci, esatto, subito sulla Serie A, concentriamoci direi subito su Roma-Inter, perché è un po' la sfida, sì, della settimana, ma c'è anche Milan-Napoli, quindi insomma direi equamente diviso, forse con un occhio d'attenzione in più su Roma-Inter, perché l'Inter ha appena ottenuto la Juventus e vuole scappare. Però la Roma è nella sua, direi, condizione migliore, nella sua forma migliore, almeno degli ultimi 12 mesi. Sì, è vero, è una partita molto interessante che vede una chiara favorita, cioè l'Inter, che evidentemente queste partite le sta interpretando tutte benissimo. Ha vinto le ultime 4 partite contro Lazio, Napoli, Atalanta, Fiorentina e Juve tra Supercoppa e ha vinto tutte senza subire gol, in caso senza subire tiri, come la Lazio, la Juve, eccetera. Quindi la squadra è in grandissima condizione, va a giocare a Roma contro una squadra che secondo me, dico una frase un po' brutta da dire per un tifoso romanista, però non ha nulla da perdere. Chiaro che il romanista, diciamo, non è che sta lì a fare un amichevole sabato, ovviamente. Però è la partita ideale per capire a che punto è la crescita di cui si vedono i primi risultati della Roma e De Rossi. 9 punti, ne parlavamo anche lunedì con Riccardo Travisani, 9 punti in 3 partite è un bel cuscinetto per affrontare in maniera serena Roma-Inter, sapendo di essere chiaramente sfavoriti e di giocare con principi diversi da quelli che espresse per esempio l'andata la Roma, o che non espresse, cioè la difesa oltranza. Invece in questo caso la Roma porrà, secondo me, a giocarsela in maniera più spregiudicata, senza commettere l'errore naturalmente di andare, come dire, allo sbaraglio.
È interessante vedere in che modo De Rossi ha preparato questa partita, che poi è la sua prima grande partita della carriera, certo. No? Certo. Rispetto per la SPAL e per certo. le tre squadre, è la prima, primo crash test della sua carriera, e sono molto curioso di vedere come ne uscirà. Che tipo di gara ti aspetti? Ti aspetti una Roma aggressiva, una Roma attendista, e un Inter che avrà lo stesso approccio che ha avuto nelle ultime gare? Allora, l'Inter secondo me sì, anche perché l'11 titolare di Inzaghi penso non si discosterà da quello pre-Juve. La Roma, secondo me, immagino De Rossi abbia studiato il tipo di squadra che ha messo in difficoltà l'Inter, le rare squadre. La Real Sociedad è il Bologna. È il Bologna, sì. Perché sì. se fai le barricate non vai da nessuna parte, se vai un po' leggero stile Fiorentina, idem. Secondo me un buon modo per la Roma, per mettere difficoltà, ma in generale per tutte le squadre, è provare ad avere, e chiaramente ce ne vuole molto, molta intensità, un possesso palla alto. La Real Sociedad, ricordo che andò a giocare a San Siro al ritorno, quando gli bastava, le bastava il pareggio per andare arrivare prima, e lo ottenne senza quasi rischiare nulla, 0-0, tenendo il 62% di possesso palla. È chiaro che lì potevi anche giocare per lo 0-0, però... è un po' nascondere la palla all'Inter, obbligarla a giocare a un ritmo e a delle condizioni che l'Inter non determina ma che deve determinare. In questo caso la Juve per esempio è ottima in questo tipo di gioco. L'Inter secondo me, non dico che vada in sofferenza perché comunque è un passo da carro armato in questo momento, però potrebbe secondo me, tenendo il pallone o comunque gestendo il ritmo della partita meno frequentemente come ha fatto domenica per esempio, potrebbe un attimo... Nella difficoltà, la difesa, io continuo a dire che la difesa dell'Inter secondo me non è così, nonostante sia la migliore difesa del campionato, non è così inespugnabile nei singoli, a cominciare dal portiere. È difficile attaccarla l'Inter, ma se attaccata l'Inter concede qualcosa. A Firenze l'Inter ha concesso tanto, perché la Fiorentina, l'Inter tornava dalla Supercoppa, la Fiorentina ha giocato una buonissima partita fino a un certo punto. La Roma deve provare ad avere chiaramente coraggio, senza barricare, senza rintanarsi troppo presto, perché chiaramente... difficile tenere per 90 minuti questo tipo di intensità e vedremo. È l'unico modo che mi viene in mente a livello tattico per cui la Roma può un attimo e quindi mettere la qualità e quindi subito ovviamente che ha? Pellegrini Bove, Dybala. Intensità ovviamente Dybala, non so se il Sharawi o Bove, che mi sembra un po' un dubbietto. Tu credi che la Roma possa fare a meno di Bove? Secondo me mai. Però il Sharawi comunque da intensità, da passo, da anche copertura, anche Bove naturalmente. No, io metterei Bove e Pellegrini un po' più avanti, un 4-3-1-2, una cosa così. Però parole di libertà, E in questo senso, secondo voi l'Olimpico può giocare un fattore? Cioè, quanto varrà la spinta dell'Olimpico con una Roma che viene comunque da tre vittorie consecutive, con un allenatore che è figlio del popolo e tutti questi fattori che comunque già di solito condizionano ampiamente l'ambiente romano e la Roma quando gioca in casa? In una partita così delicata, il primo vero stress test di De Rossi, questa cosa potrebbe aumentare, secondo voi, o non cambierà niente rispetto al solito? Non lo so, Samu, non credo che cambierà qualcosa di particolare. Io sono molto curioso di capire con quale approccio arriverà De Rossi a questa partita. Non c'è, credo, nessun tipo di dubbio su Simone Inzaghi, però effettivamente qualora sull'onda dell'entusiasmo De Rossi dovesse riuscire a fare uno scherzo all'Inter, a parte che andrebbe a riaprire tutto. Certo. Poi ci avviciniamo anche alle partite Champions League e lì, insomma, io credo che l'Inter non uscirà del tutto indenne da febbraio. Cioè credo che qualche punto lo lascerà per strada. Non dovesse farlo, dovesse continuare a vincere tutte, allora è chiaro che non c'è più storia. Però storicamente la Champions League toglie qualcosa. Credo che poi l'Inter dovrà anche scegliere a un certo punto quali battaglie combattere, e soprattutto con Atletico Madrid, che per definizione è una battaglia quella partita lì. Quindi occhio, perché magari già la gara con la Roma, forse se ne sta parlando troppo poco, no? Mi sembra che in generale la stiano un po' sottovalutando, dico proprio come ambiente generale, no? Non come ambiente Inter, come ambiente Roma, però si parla poco di una gara che invece può secondo me dire già tanto. Beh, la Roma per me non ha, secondo me, ma nessuna ce l'ha, non è la Roma, sto criticando la Roma, è una squadra che non ha la qualità per mettere l'Inter, per reggere 90 minuti contro l'Inter, cioè l'Inter comunque avrà delle situazioni, la Roma ha concesso diverse occasioni alla Verona, alla Salernitana, molte meno al Cagliari, che ha giocato una partita, secondo me, pessima, all'Olimpico, però ecco, quello che si è visto nelle prime tre di Rossi ha fatto delle cose buone, altre però anche meno buone, soprattutto una squadra che va in difficoltà quando cala di intensità, però
c'è chiaramente una settimana in più di lavoro, c'è una rosa che diventa sempre più ampia perché recupera Smoon, per esempio, che è un'alternativa importante a partita in corso. Non so in che condizioni sia Smalling, ma finalmente Smalling tornato, torna. Smalling, incredibile. Questo poi mi fa aprire un dibattito, una parentesi su quanto molti giocatori che si ritenevano fedelissimi di Mourinho. E questo è interessante. Parliamo un attimo di questa cosa. Parliamo un attimo di questa cosa. Ah, si diceva che avesse, come dire, rifiutato le cure che gli aveva proposto la Roma, sì, per recuperare dall'infortunio. Mourinho ha fatto anche dell'ironia su Smalling in conferenza stampa, insomma, non nascondeva un certo fastidio. E adesso invece la terza partita, si è tornato. Sì, sta bene, ma in panchina, no, questo, come anche altri, un altro tipo di, insomma, di giocatori che mi sono rifioriti, mi sembra. In, sì, in forse effettivamente, dico, tutti. Tutto questo, non so, cercando il termine giusto, quest'aura di José Mourinho sulla squadra, questa sua capacità di essere condottiero, e forse non so, era più un'immagine che avevamo noi della realtà delle cose, perché poi mi sembra, al di là poi la questione dell'anello, vabbè, senza andare ad approfondire quello è gossip, però comunque mi sembra che ci fosse davvero una volontà concreta da parte della squadra di dare una sterzata all'ambiente più che di restare attaccato a quello che c'era prima. Forse mi sembra che ci raccontassero una storia un po' diversa. Abbiamo letto che i Friedkin hanno consultato alcuni senatori nello spogliatoio prima poi di esonerare, di prendere una decisione così impopolare come esonerare Mourinho. Secondo me un po' tutta questa aura che Mourinho ha, indubbiamente ha avuto per 2 anni alla Roma, e questo è fuori di dubbio, si è appannata dopo Budapest, che è come quello che succede in tante società, che tante squadre che arrivano a tanto così magari dalla gloria, dal grande risultato, lo perdono, viene fallito in modo anche un po' traumatico, non è colpa di nessuno, è il calcio che ogni tanto, con il 5 maggio dell'Inter che di fatto segnò, o il derby dell'Inter che segnò la fine dell'Inter di Cooper, poi proseguì per 3-4 mesi ma non aveva più senso. In piccolo evidente il Bari che l'anno scorso ha visto sfumare la Serie A per 90 secondi e quest'anno sta avendo una stagione molto difficile con 2 cambi allenatore, perché puoi tenere in stesso gruppo, però il rapporto con l'allenatore non sarà più, perché se c'è stato un trauma, un evento traumatico, qualcosa si è rotto. Chiaramente la Roma dopo Budapest qualcosa ce lo diceva Daniele Tinti la settimana scorsa, no? Probabilmente dopo quella finale, però come potevi, come dire, prendere una decisione così difficile come mandare via Mourinho, aveva ancora un anno di contratto, quindi ci si è un po' lasciati andare. La decisione è stata corretta, secondo me, non perché ha vinto 3 partite di Rossi, ma perché era già logora da parecchie partite la situazione. E adesso devo dire, la Roma con intelligenza, anche con spendendo, perché insomma, Baldanzi, Angelino, sta provando un po' a recuperare il tempo perduto ed è tornata ampiamente in corsa per il quarto posto. Esatto, tra l'altro ci accorgiamo che è un Roma-Inter diverso a quello dell'andata, perché non abbiamo mai parlato di Lukaku nelle ultime 2 settimane. Siamo completamente dimenticati di questa cosa. Il tema era Lukaku a San Siro, esatto. Sì, Lukaku in casa è un po' più diluito. Detto che Lukaku quest'anno contro le grandi squadre è sempre stato un fantasma, devo dire. Adesso vediamo come De Rossi metterà in condizione Lukaku di essere servito. Io quello che vai, Sam. Si è un po' anche decentrato il gioco, visto che con Mourinho era palla Lukaku e vediamo cosa succede. Adesso è una squadra che gioca in cui c'è anche Lukaku, e forse anche lui stesso sta risentendo di questa. Un gol su 8 ha fatto Lukaku. Esatto. Non è tantissimo, cioè era molto più incisiva, incideva molto di più Lukaku nel gol della Roma fino a un mese fa. Vuol dire che è un giocatore molto meno centrale. È anche una buona idea, visto che va via a fine stagione. Esatto. Non andrei. Bisogna anche pensare ad andare oltre Lukaku, a meno che non venga riscattato per i 40 milioni che chiede il Chelsea. Ma non mi sembra un gioco. Poi tornerà Abraham a marzo. Vero, c'è anche lui. Ebra, quindi, insomma, non ha anche un patrimonio, un potenziale offensivo importante. E vediamo, però rimane un giocatore decisivo, secondo me, non contro l'Inter, ma contro le squadre dal non opposto in giù, che poi sono quelle che portano i punti per arrivare ai quarti. Quindi sicuramente qualcosa di buono è chiamato a fare. E c'è anche l'Europa League. C'è anche l'Europa League che resta sullo sfondo sempre un obiettivo per la Roma. L'Inter giocherà sicuramente con Lautaro Martinez, sicuramente anche con Thuram. Anche questa settimana non si sono diradate le nubi sul rinnovo di Lautaro Martinez, comunque, no? Anzi, cos'è questa faccia? No, non lo so, ho provato a rassicurare Fabri. Ha provato a rassicurare Fabri, però mi sembra che...
non lo so, noi siamo uomini di mondo, io ricordo ci sono tanti giocatori non solo dell'Inter di cui le società giuravano e spergiuravano, per citare De Gregori, che sarebbero rimasti. Ricordo Skriniar, si dissero tante cose. So, non voglio paragonare i due casi. Lautaro certamente ha tanti interessi, secondo me anche extracalcistici. Sta bene a Milano, la moglie ha un ristorante. Sì, 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 certo. So, queste cose e Samu anche... frequenta abitualmente. Beh, certo. Posso dire la signora Angelina? Agustina. No, la moglie, frequento il ristorante. Ah, non la moglie. No, il ristorante della specifichiamo, signora. Specifichiamo, no, sia mai. Per carità. E, no, quindi di sicuro Lautaro ha, come dire, tutto l'interesse. Chiaramente il giocatore da quasi un gol a partita in campionato ritiene di meritarsi un ingaggio maggiore, sono questioni classiche che l'Inter secondo me però quanto maggiore, capito? Cioè, credo ci sia un... io oggi leggevo e mi sembra anche corretto il metro di paragone Osimhen, che al momento è il giocatore più pagato del Napoli, un po' fake quell'ingaggio lì del Napoli, esatto. Da via a giugno è un ingaggio fake quello di Osimhen, palesemente, però viene utilizzato quello come metro di paragone, che sarebbero circa 10 milioni netti, che 20 lordi, insomma. Sì, corretto. È il migliore del campionato. È tutto giusto, tutto giusto. Considerando al momento la situazione dell'Inter, credo che sia un po' fuori budget. Certo. Insomma, forse anche questo è un altro aspetto di cui magari tra qualche settimana ci troveremo a parlare con più insistenza, perché non so quanto l'Inter possa davvero immaginare di fare a meno di un giocatore così. Degli altri però, senza tante problemi. Tante volte mi hanno detto gli anni scorsi. Vero, però sarebbe proprio ricominciare da zero, no? Quasi. Che Lautaro è all'Inter da 6 anni. Lautaro 2017. 97 Lautaro. Quindi va per i 27, che è un po' l'età di maturazione prime, massima. Una punta come lui, anche se adesso in questi ultimi anni si è un po' allungata questa... Per chi è... Lautaro è assolutamente integro, non ha mai avuto infortuni. È un atleta, come dire, modello da questo punto di vista, quindi di sicuro potrà andare avanti ancora molti anni. Non lo so, è chiaro che dipende anche da chi offre di più. Certo. Quante squadre al mondo? Beh, penso che in Premier League o in Spagna, ecco, visto che aveva avuto tante offerte anche in passato, tanto interesse più che altro dal Barcellona, mi ricordo. Non ce lo vedo in Premier, Lautaro, forse più in Spagna. Più in Spagna. Barcellona. No, Barcellona deve un po' rinnovare. Lewandowski c'ha un'età. Vediamo, chissà. L'hai visto Ibra a Sanremo? Sì, l'ho visto. Che dici? Un po' autunnale anche. Vabbè, è stato abbastanza, come dire, ordinario, cioè non ha... credo sia il primo dirigente in carica della società. È vero. Tant'è che a me, io avrei voluto che tipo Amadeo ci chiedesse: ma cosa stai facendo in questo periodo? E lui magari vediamo cosa avrebbe risposto a quel punto. No, beh, è divertente, sì, certo. Ci sono degli ospiti peggiori in questi giorni a Sanremo, di Ibrahimovic, sicuramente. Chi è? Beh, ci sono stati ospiti peggiori in questi giorni. Ieri sera ho visto qualcuno. Ieri sera qualcosa ospite di brutto c'è stato. Tante. Abbastanza inquietante. Qua. Non balleremo il ballo del qua qua, no, perché non ci pagano abbastanza. Però se vuoi puoi ballare comunque. Non credo di farlo. Credi che c'è un cortocircuito clamoroso. Come Gledi, diventerei famoso come Gledi, ma non ce la faccio. Però insomma, la presenza di Ibra Sanremo, che ballò mi sembra Ibra il primo anno forse. Cantò anche. Lui forse fece un duetto con Mihajlovic. Vero. Molto divertente, devo dire. Poi non ricordo grandi guizzi artistici, sinceramente. No, effettivamente no. Però intanto il Milan va a giocare col Napoli. Sì. E detto che, altra partita che mi sembra contare molto di più per il Napoli che per il Milan, direi no. Anche per il Napoli. Neanche per il Napoli. Beh, il Napoli è settimo, Giuseppe. Sì, è settimo. Quindi che ci resta? Questo clima di fine impero De Laurentiis. Adesso poi parliamo anche di quello. A me viene sempre in mente il fatto che quando il Napoli ha vinto lo scudetto non ha mai parlato De Laurentiis per tutto l'anno. Invece negli ultimi 3 giorni l'ho già 2 volte. Ma allora vuoi lanciare tutti i provocazioni? Lo vogliamo già lanciare? Ma sì, dai, così lanciamo tutti i provocazioni. Dai, dopo parliamo di Milan. Siamo sempre in sala stampa qui all'Ariston e vi lanciamo il tweet provocazione. Geolier ha buone possibilità di vincere Sanremo o comunque di arrivare molto in alto in classifica, a patto che De Laurentiis non riesca a rovinare anche la sua partecipazione. Cosa vogliamo dire? Caro patron De Laurentiis, devi imparare a parlare di meno. Tutto ciò
che tocchi dalla vittoria dello scudetto si sta trasformando in un danno per il tuo Napoli. Quindi, cortesemente, te lo chiedono i fan di Joliet, lascia stare Joliet. Ci aspettiamo un tweet di Dela su Joliet. Beh, spero, come dire, spero dopo eventualmente. Prima, oddio, potrebbe anche influenzare. Beh, c'è anche questa collaborazione. Tra l'altro, Samu ha intervistato Joliet l'altro giorno. Ho avuto la possibilità che di parlare di Joliet. Allora, è un tipo di poche parole, intanto. Ah, perché bisogna dirlo, è uno molto riservato. Un rapper di poche parole. Si concentra nell'aspetto più musicale. Abbiamo parlato prima un po' di Sanremo, ed è stato un po' restio. Forse ne aveva già fatte tante di conferenze a parlare della sua canzone, di Pet e Tu per me, di tutto quello che c'era intorno a questi giorni. Era molto anche stanco, si vedeva visibilmente stanco in faccia. Quando abbiamo parlato un po' di calcio, lì si è acceso, perché quello è il suo Napoli, quella è la sua fede, lo ha detto, ce l'ha detto ai microfoni di cronache. Se devo scegliere tra la vittoria della Champions League, la vittoria di un altro scudetto del Napoli e la vittoria di Sanremo mia, dice, io davanti metto la Champions, perché porterebbe il Napoli ad essere conosciuto a più persone possibile, ancora di più dello scudetto stesso. Poi lo scudetto l'abbiamo vinto, poi ho detto, allora quindi metti il Napoli davanti a Joliet stesso. Mi fa, ma no, Joliet è il Napoli, Joliet è Napoli ed è il Napoli, è uno scudetto vivente Joliet. Effettivamente, diciamo che Parla di se stesso in terza persona. Esatto. No, sono io che parlo di lui in terza persona. Ah, però adesso sono io il vostro scudetto. Esatto. Però diciamo che non si sta smentendo, perché la classifica di ieri parla chiaro, Sì. Sì, anche se Giuse. Ma sul podio. Però tu sei stato furbo qui, posso dire. Perché poi se vince Joliet, ripeschi il tweet che hai fatto. È vero. Quella prova è la classica paracida. Che vince Angelina Mango. E poi ha dimostrato anche di essere molto, molto, molto affezionato ovviamente a Luciano Spalletti. Ha detto non l'avrei cambiato mai nella vita. Neanche De Laurentiis. Nessun altro giocatore, nessun altro allenatore l'avrebbe potuto equiparare. E ha detto che il suo giocatore, anzi, il giocatore in cui si riconosce di più di questo Napoli è Gollini, perché anche Gollini fa rapper. Giusto. Ricordiamo il Gollovic, no? Gollorius. Gollorius. Rapper coi guanti si chiama il suo capolavoro. Gollorius. Sì. Che salutiamo Gollini che ci sta seguendo. Ok, sicuramente ci starà seguendo. E vabbè, insomma, io credo che abbia abbastanza ragione Fabrizio comunque nel parlare del parlare di De Laurentiis, che effettivamente è un po' eccessivo, anche se provo a darti questa chiave di lettura, lo dicevo anche nel podcast l'altro giorno. Io ho visto un uomo un po' ferito, nel senso, lui secondo me è rimasto umanamente ferito da Spalletti, perché era convinto di poter andare avanti con lui, convinto di aver trovato finalmente una persona che lo capisse e gli tenesse testa, e invece, come nelle relazioni che finiscono male, lui non riesce ad accettare il fatto che Spalletti l'abbia lasciato. È manuale d'amore. È prodotto, e quindi dovrebbe sapere. È quello, no? È davvero... È anche... Cioè... Siamo a febbraio 2024 e lui ha fatto una conferenza stampa per parlare di un allenatore che è andato via a maggio 2023. E ancora è... Cioè, non può essere colpa di Spalletti. Non so quante volte ha detto la parola Mazzarri in una di conferenza non stampa, molto. Giusto per l'attualità. Non del... Esatto, cioè mi ha colpito questo. Può essere che nel 2024, febbraio, quindi passati già 6 mesi di stagione, parliamo dell'allenatore dell'anno scorso. Cioè, facciamo una conferenza per dire come mai è andato via l'allenatore l'anno scorso. Eh sì, perché De Laurentiis, cioè no, non è normale, ma è normale per De Laurentiis che continua. Poi ogni volta, secondo me, la versione un po'. Non metto a confrontare tutte cambia. Le versioni, però è sempre come, stata come c'è un Carini po'... in Juve Inter. No, noi ne abbiamo già parlato. Cioè, è una ferita che nasce, secondo me, anche da una difficoltà. Due personaggi che insomma hanno comunque una ruvidità di fondo che. Insomma, rende difficile una convivenza a lungo termine. Poi una volta che vince lo scudetto, Spalletti ha fatto non bene, benissimo andare via, ma proprio a livello egoistico. Assolutamente, sono d'accordissimo. Però anche qui torno ancora alle parole di Laurentiis, che parla dicendo che Spalletti l'ha sostanzialmente fregato andando via, no? Era convinto che sarebbe restato, alla fine non l'ha fatto. Però poi dice: ha fatto bene ad andarsene, perché da vincente poteva lasciare l'unico ricordo più bello di questo era impossibile, no? Cioè, avrebbe dovuto fare una cosa che non era più nelle sue corde. Solo detto, vincere la Champions. Esatto, poi ha detto ha vinto solo in Russia, quindi lo capisco, no? È uno che non ha mai vinto, vuole godere questa vittoria. E poi tornava però di nuovo su quell'aspetto lì. Cioè, ci ho visto veramente tanta confusione, però secondo me dettata da un, come dire, da una mancata accettazione della fine di un rapporto.
Sicuramente della secondo Juventus me è andata così, su queste cose, come dire, lui si comporta anche un po' da padrone della situazione, quindi non accetta che ci siano volontà che vadano contro la sua. È lui che casomai esonera, è lui che dice Garcia si fidi di me, poi allora l'ho mandato, eccetera, sì, eccetera. E però e sono le conseguenze anche di una vittoria, che spesso nel calcio a volte è un punto di partenza, spesso è un punto d'arrivo. E Mourinho all'Inter, lo stesso Mancini dopo l'Europeo, forse con grande freddezza avrebbe potuto e dovuto, certo, salutare, non lo so, sono cose che poi è sempre più facile, sempre facile parlare dopo. Però De Laurentiis, che non aveva mai vinto uno scudetto, si è accorto che lo scudetto a Napoli in questo contesto è un punto d'arrivo per un allenatore di 63 anni che riteneva evidentemente, giustamente, di non poter più trovare dentro di sé l'energia dopo un anno devastante per addirittura rilanciare. E ho trovato sinceramente un po' fuori luogo le battute di De Laurentiis sul fatto che si aspettava di vincere la Champions l'anno scorso, perché tu stai sminuendo una impresa storica fatta anche grazie a te, ai tuoi soldi, alle tue visioni, al tuo modo di anche pragmatico di intendere il calcio, perché lui è andato via Insigne, Mertens, cioè, quindi sono anche ho cose fatto che... cleaning, ha detto De Laurentiis, va bene, però poi tu non puoi rovinare come se fosse una banalità perché volevo anche la Champions, cioè non è che funziona. Però così. Anche qui Giuseppe, cioè, di nuovo, non si è mai vinto da 30 anni. Di nuovo, facciamo, vero, facciamo l'analisi del testo. Lui dice: sono rimasto deluso per aver vinto la Champions, ma il giorno dopo essere uscito col Milan ho mandato la pecca a Spalletti per rinnovare unilateralmente il contratto, per fargli sentire la mia vicinanza. Non è un modo che fa sentire la vicinanza, secondo me, mandargli una pecca, poi chiamarlo, poi potete... Però gli hai rinnovato il contratto, come devo dire, è vero, cioè, esistono modi molto magari più gentili, però... anche più umani. Anche più umani, però è concreto, cioè è un gesto concreto, vuol dire che rinnovo il mio rapporto con ma te. Ma magari Spalletti in precedenza ha fatto capire, presidente, se vincessimo lo scudetto mi sentirei, non sì, dico moralmente, però... andrei via, cioè facciamo questo gentleman agreement, ritengo di aver fatto il massimo. Se poi caso mi manda la PEC, adesso mi è arrivato l'avviso del comune per rimanere. È una cosa che De Laurentiis, secondo su cui De Laurentiis, che è sempre secondo me un po' ci marcia su queste cose, cioè dà una sua visione, che per carità e tutti danno la loro visione, però ci sono chiaramente degli aspetti che De Laurentiis omette nelle sue ricostruzioni parziali di come è andata con Garcia, di come è andata con Thiago Motta, di come è andata con questo, con quello, perché è il punto di vista suo di un uomo molto orgoglioso che difficilmente dice di aver sbagliato, e invece De Laurentiis, solo il fatto che sta parlando tutti i giorni quasi per giustificarsi ogni volta di qualcosa lo sta andando incredibile. Ti è costretto a dire no, ma guardate, ve lo spiego per la 12ª volta come sono andate le cose, che poi forse è non è stato convincente le altre 11. Anche lì è insomma è giusto che analizziamo un attimo questo fatto, perché magari parliamo spesso del Napoli ma poi non riusciamo ad andare bene nel dettaglio delle cose, allora ci prendiamo le parole del padrone del Napoli più che del presidente. E cioè lui dopo il Monza dice: è tutta mia la responsabilità di quello che è successo, vi spiego e vi spiegherò perché. E però non è vero, cioè nel senso, il suo spiegare è un giro di parole che se stai un attimino più attento capisci che è tutta colpa degli altri, non è colpa mia, no? Sì, anche molto, come dire, vanitoso. Cioè, esatto, no? Cioè, però vabbè, quello fa quasi parte del gioco e te lo aspetti. Sì. Però non è una vera... Perché ho letto, il presidente si è preso responsabilità. Non è vero. No. Non è vero. Si è preso responsabilità di nulla. Cioè, ha detto, non ho esonerato Garcia per educazione, però, cioè, poi dice una roba che secondo me è senza senso. Cioè, è cioè, molto complicata da accettare per un allenatore, cioè nel senso dice: quando c'ero io Garcia faceva delle cose buone, appena mi allontanavo faceva di testa sua e sbagliava. Sono un po' complicato, nel senso, sai, è una cosa molto da vibes anni 80-90, però ti fa capire che insomma deve essere molto difficile lavorare con lui in generale. La Gazzetta dello Sport ha scritto qualche settimana fa per ricostruire il no di Thiago Motta De Laurentiis, che Thiago Motta, che qui agente nei giorni scorsi ha avuto parole molto nette su un eventuale futuro di Motta a Napoli, nemmeno se gli compra Zirkzee e Calafiori, scrisse, De Laurentiis non mi pare abbia mai smentito, che quando Thiago Motta fece notare in estate a De Laurentiis l'assenza di direttore sportivo dopo la partenza di Giuntoli, De Laurentiis le avesse risposto: ci sono io. Che Thiago Motta non gradì questo tipo di risposta. Giustamente vero. Anche. E quindi evidentemente De Laurentiis crede, non so se lo crede davvero o
fa finta di crederlo, che la sua presenza basti a garantire serenità agli allenatori. Però anche qui, Giuse, e ti aggiungo questo perché sempre nella conferenza stampa, che io ho come dire, ho tutto il diritto e come dire, lecitamente credo che sia vero tutte le cose che ha detto. Poi i giocatori importanti li ho presi io, li ho presi tutti io, Spalletti l'ho fatto io, cioè nel senso ha cominciato a elencare una serie di meriti che io non metto in dubbio che abbia realizzato, e come non metto assolutamente in dubbio il fatto che De Laurentiis sia un imprenditore illuminato, un dirigente fantastico. Il codice è un apposto. Esatto, sia davvero clamoroso, però mi sembra che siamo in un punto di non ritorno adesso, no? L'unico modo che ha il Napoli per svoltare effettivamente, forse che De Laurentiis faccia un piccolo passo indietro, non nella gestione, perdonami, non nella proprietà del Napoli, nella gestione sì, però sia che deleghi un attimino a qualcun altro la necessità di comporre almeno tecnicamente la squadra e di far lavorare l'allenatore. È un po' un circolo vizioso, perché tu puoi prendere anche, puoi contattare, come De Laurentiis sicuramente fa e sta facendo, grandi dirigenti e grandi allenatori, ma poi devi dare loro la garanzia che non ci saranno intromissioni più o meno chiassose nel discorso tecnico, e questo De Laurentiis secondo me può garantirlo, ma non so quanto gli altri ci credano alla luce del recente passato. Quindi c'è questa cosa che come si fa a... perché lo scudetto, come dire, alza poi le aspettative di quell'allenatore, di quella piazza. Cioè non è che adesso il Napoli dall'anno prossimo gioca sempre per arrivare terzo o quarto. Esatto. È andato uno scudetto che l'hai già vinto, e quindi adesso lo standard è alto. E questo fa sì che la tensione sia molto più alta, che il pareggio col Monza o la sconfitta a Udine ti possano creare molti più problemi di quanti... Ma credo che anche De Laurentiis abbia l'ambizione di vincere quando parte, o no? Dici no? Sì, sì, certo. Beh, lui ha detto... cioè, ormai... ha detto che si aspettava la Champions League, quindi certo, aveva questo tentativo. Però l'ambiente vincente si crea anche con una serenità, una chiarezza e anche con figure un po' più, forse, con più figure, con più professionalità all'interno, che non il modello Lotito De Laurentiis di dire faccio tutto io, anche perché la competenza di De Laurentiis poi l'ha portato ad assumere Garcia e a pentirsene dopo due mesi, quindi forse non sono state scelte illuminate quelle di De Laurentiis. Ci penso io, sì, va bene, ma se poi mi prendi Garcia e lo mandi via dopo due mesi, forse non sei proprio competentissimo, con tutto rispetto, presidente. Però se lei, le sue scelte sono state Garcia, poi lo dovevo mandare via a ottobre, lo mandi via a novembre, quando ci sono... Cosa ha fatto la Roma per mandare via Mourinho? Ha aspettato le tre partite facili per dare a De Rossi un periodo di adattamento. Il Napoli ha fatto il contrario. È arrivato Mazzarri, Atalanta, Real Madrid, Juventus, Inter. Non è proprio un benvenuto. Tanto non era nemmeno partito malissimo. No, perché le prestazioni c'erano, certo. Però gli avversari erano di alto livello. Certo. E quindi forse anche la scelta di mandare via Garcia è stata sbagliata. Non soltanto il mandarlo via, ma anche la tempistica. Tutte cose che forse un dirigente esperto e più autonomo del buon Meluso, che mi sembra sia un po' una specie di come dire, collaboratore di De Laurentiis piuttosto che il contrario, hanno concorso a una stagione che in questo momento vede un Napoli un po' confuso, con anche campagna acquisti invernale un po' isterica, con giocatori pagati anche tanto, con riscatti assurdi. Traoré è un riscatto assurdo, De Laurentiis vorrebbe vederlo in campo, ce l'ha anche detto, perché quindi, non mette, quindi fa fuori Zielinski in maniera proprio brutale, fuori dalla lista UEFA, va via, cioè, sa già che forse è trappista della rosa, non lo so, tutto molto caotico e isterico. E un direttore sportivo a questo servirebbe, a razionalizzare questi processi, invece De Laurentiis fa tutto lui e i risultati sono quelli che sono. È stato molto simpatico anche la domanda che e la considerazione ha fatto un giornalista di 90 anni, cioè, mi scuso perché non ricordo il nome. Mimmo purtroppo. Carratelli. Grazie. Mimmo Carratelli. Grazie, è stato davvero lucidissimo nel dire forse dovrebbe ammettere, presidente, che il suo brutto carattere al momento è un deterrente per gli altri, no? Nel venire eventualmente a Napoli, e forse dovrebbe essere più presidente che padrone, no? Cioè nel senso opporsi in una maniera un attimino diversa. Io sono abbastanza fan di De Laurentiis in generale, comunque davvero, anche giornalisticamente, a me piacciono moltissimo questi personaggi. Beh, certo. Che poi ti creano sempre una discussione con cui ti puoi anche confrontare, perché devo dire, poi su questo De Laurentiis accetta poi anche il confronto. Però poi quando gli fanno notare lei forse ha un brutto carattere, lui risponde come Celentano nel bisbetico domato, fa io ho un brutto carattere, lo chiedo, ho un brutto carattere, chiedo, e tutti rispondono sì, no? Al bar, ma non si capace del fatto che ce l'abbia, no? Quindi io
non lo so, c'è anche questo aspetto di un presidente che al momento davvero è padrone assoluto della sua creatura. Come poteva rispondere, come ha detto Harvey Keitel in Pulp Fiction, io ho brutto carattere perché ho carattere, quindi certo. Poteva dire questo. Sì, è stata la sua forza in tanti periodi, in questo momento il suo orgoglio, il suo essere sempre un accentratore lo porta a non capire, poi sai, anche un uomo di più di 70 anni che, come dire, ha certezze solide nel mondo del cinema, dell'imprenditoria, insomma non è certo uno che ha iniziato 15 anni fa a occuparsi di queste cose, quindi è chiaro che abbia il suo continuo riferirsi al mondo del cinema e fa capire che lui pensa che il calcio vada gestito come il cinema o debba essere gestito come il cinema. E invece è un'industria in cui le cose cambiano, gli equilibri umani cambiano anche per uno scudetto. Se i giocatori ti vengono a battere cassa tutti insieme perché hanno vinto uno scudetto storico e tu non puoi trattarli come se non l'avessero vinto, altrimenti Lozano se ne va, Elmas se ne va, Zielinski va via a zero, Osimhen lo sappiamo. E sono colonne di uno scudetto, cioè non dico che deve esserci gratitudine eterna a prescindere, però il capire queste sfumature che vanno oltre un semplice discorso di entrate e uscite, ma di equilibri umani, sono 25 esseri umani molto diversi, anche molto volubili in quanto molto giovani, che vanno amministrati in maniera un po' più emotiva, non lo so. De Laurentiis molte volte antepone la sua visione di manager americano all'emotività del calcio. Certe volte fa bene, in questo caso non ha fatto così bene. Sai chi ha un brutto carattere o ha carattere? Juric, nel Toro. E ne parliamo, sai con chi? Con il nostro avvocato. Con il nostro avvocato. E allora, per fortuna il wifi su Frecciarossa non funziona mai, ma funziona quello di Willy Pegliotti che ci è venuto a trovare oggi a Lascia la Doppia. Ciao Willy, come stai? Ciao a tutti, bene, ciao, grazie. Davvero sei la prima persona che ha una connessione stabile su un treno e questo è meraviglioso. Willy, allora ti giro subito la domanda che ho fatto a Giuseppe. Juric ha un brutto carattere o ha carattere? Ma Juric ha un carattere complicato, non direi che è un brutto carattere, nel senso che a me personalmente piace, quindi non riesco a definirlo brutto, però sicuramente ha degli spigoli, ecco, mettiamola così. Io te lo cito perché lui ti ha citato, forse non tutti sanno che non so se giustificarsi, voglio chiederti anche come l'hai presa, no? Perché mi pare che ha creato un bel po' di rumore questa cosa. Nel senso che sono tre giorni che a Torino non si parla d'altro, praticamente, ecco. E ci sono finito in mezzo anch'io. Perché ha usato le mie parole, praticamente dicendo che non tutti i tifosi del Toro hanno lo spirito giusto, hanno lo spirito Toro, e giustamente la gente si è un attimo risentita. E lui però ha detto, vabbè, però non so parole mie, l'ha detto Willy. quindi ho dovuto giustificarmi da tre giorni. No, a parte le battute, io l'ho anche incontrato per la prima volta recentemente, dopo il fattaccio, quindi l'ho potuto conoscere di persona e devo dire che a me è stato simpatico. E ogni tanto gli scappa un po' la briglia, ecco, mettiamola così. A me è piaciuto molto questo rilancio che ha fatto Juric nella conferenza in cui di fatto ha rivisto un po' la sua posizione. Ha detto, vabbè, allora, visto che la situazione si è un po' stagnata, faccio come fanno le coppie in crisi, cioè pongo un obiettivo più ambizioso. Se andiamo in Europa rimango, altrimenti me ne vado. Che è un modo anche per alzare, insomma, l'ambizione di una squadra che anche domenica contro la Salernitana, al momento del dunque, si è un attimo ritirata. Ce la farà il Torino, i giocatori? Guarda, ti dico, adesso ti rispondo a questo. Il problema del casino che ha combinato è che l'abbia detto proprio dopo la partita con la Salernitana e con lo stadio pieno, che non succedeva da un po', e con la tifoseria che anche, nonostante il brutto risultato, ha sostenuto la squadra fino all'ultimo, quindi forse non era il momento giusto per dirla quella cosa lì. Sul tema del riuscire ad andare in Europa o meno, non lo so, sia lui che alcuni giocatori che conosco sono carichi e convinti. Io me lo auguro, però la vedo dura, sinceramente. Tra il Torino in Champions League e vincere Sanremo, Willy Pegliotti cosa prende? ma senza neanche bisogno di pensarci su, io Sanremo l'ho già fatto, il Torino in Champions non l'ho mai visto. Quindi
Tanto scelgo sicuramente il Toro, ma a me basterebbe anche solo vincere due derby in un campionato, cioè basta anche meno. Abbassiamo già anche le pretese. Uno, da uno, partiamo ragazzi. Da uno. No, ho notato che sabato sera gioca il Torino. Tu non sei a Sanremo, però ci sei stato qualche anno fa. Come si pone un cantante, un artista, quando sabato della sera della finale di Sanremo gioca la sua squadra? Cioè, se quella sera avesse giocato il Torino, se tu fossi oggi in gara, come fa un cantante? Va da Amadeus e gli dice: mi fai cantare alle 11:30? Oppure è una no, cosa quello, che non. Quello non credo si possa fare, o meno non sono nella posizione per poter dire ad Amadeus di cambiare scaletta, quindi non potrei farlo. Per ora. Però lo guardi sul telefono nel backstage. A me è successo quando ho fatto Sanremo, la sera che ci presentavano c'era il Toro che giocava a Roma e io mi sono guardato nel backstage il Toro che giocava a Roma. Ognuno ha le sue priorità. Chiaro. Ma ieri a parte che c'era anche Alessandro Bongiorno ieri a vedere il festival, quindi c'è del torinismo ugualmente all'Ariston in questi giorni. Qual è il giocatore, parlando del discorso dello spirito, qual è il giocatore, non vale dire Bongiorno che è troppo facile, che incarna il torinismo, se ancora è, come dire, se ancora ha senso quasi parlare di torinismo in un'epoca in cui i valori sono sempre più, come dire, diluiti. Quali sono i due o tre giocatori di questo Torino che mi sembra un po' meglio di quello delle ultime stagioni, da cui, come dire, a cui affideresti le chiavi di casa? Beh, mi hai tolto Alessandro, che è veramente l'unico facile, che quindi, per mille motivi lo incarna. Lui è anche di Torino, certo. Posso garantire sul suo tifo calcistico, perché anche lui ho la fortuna di conoscerlo bene ed è veramente tifoso del Toro. Se escludiamo lui, non è semplicissimo. Ti posso dire che, per dire, Masina, che è entrato in campo l'altro giorno, appena arrivato, mi ha dato delle sensazioni abbastanza tremendiste e non mi aspettavo. E poi chi potrei dirti? Zapata, secondo me, potrebbe essere un giocatore che ha anche quelle caratteristiche lì, per il modo in cui interpreta il ruolo di centravanti. Poi però non saprei, sai, perché poi, come dicevi tu, non viviamo in un'epoca in cui ha così tanto senso parlare di certi valori. I giocatori rimangono poco nelle squadre, è difficile che arrivino a incarnare lo spirito della tifoseria fino in fondo, no? Quindi non saprei risponderti. Guarda, tu prima hai nominato Masina. Io oggi ho visto un video incredibile di Masina, me l'ero perso. In conferenza stampa ha nominato Kant e Platone. Mi ha studiato, ottimo. Sì, questo Platone che ti ha lasciato. Esatto. Ma mi ha colpito tantissimo. Cioè, adesso io l'ho intervistato un po' di calciatori nella mia vita. A parte la proprietà di linguaggio proprio fuori dal comune, però andare a dire in una conferenza stampa, tra l'altro, una cosa del genere, parlando di argomenti così alti, secondo me non è banale, no? Cioè, è una novità assoluta, no? Nel mondo del calcio. Beh, è vero, sì, anche a me mi ha colpito molto. Infatti dico, già le prime due robe che gli ho visto fare, tra appunto entrare in campo con la cazzimma giusta e citare appunto la filosofia della conferenza stampa, io sono salito sul carro di Masina subito, devo dire. E la seconda domanda che ti faccio è direi proprio all'opposto, perché Radonjić mi è dispiaciuto molto. Mi è dispiaciuto molto che si sia buttato via così per l'ennesima volta. Io sono grandissimo fan di Radonjić, però devo dire che ha fatto davvero tutto quello che poteva fare per farsi mandare via. Tu cosa ne pensi? Era un'ottima scusa, Radonjić. Era un'ottima scusa. Concitazione. No, sono dispiaciuto, nel senso che ha fatto intravedere dei numeri importanti, però non è mai sbocciato. E secondo me, se non riesce a sbocciare neanche con Juric, che di difetti ne ha sicuramente tanti, ma il rapporto con i giocatori lo mantiene in un certo modo e ci tiene molto, se neanche con Juric è riuscito, trovo difficile che riesca finalmente poi a sbocciare in carriera. Non so quante altre chance riesca ad avere, però è un peccato, sì, perché è proprio talento sprecato. Willy, ti chiedo, facendo riferimento al tridente del Toro, Vlasic, Sanabria e Zapata, chi ti senti più tu tra questi tre e quali colleghi del tuo ambito invece vorresti sempre al tuo fianco per comporre il tridente delle meraviglie? Dici gli altri cantanti? Esatto. Okay. Io chi mi sento? Ma non lo so. Perché non lo so di quei tre lì?
Non c'è nessuno. Io facevo il difensore centrale, cioè non riesco a immedesimarmi in un attaccante. Vabbè, allora sei proprio... buongiorno. Esatto, poi Glick anche. Cioè, Glick, una su Glick. Cioè, un pezzo su Glick. Bella, giustamente. Esatto. Di colleghi? Ma guarda, devo dirti che per andare in guerra, nel senso, a qualunque battaglia, ma io ti dico, Fulminacci è un collega con cui mi sono trovato sempre bene. Un amico che lo sa. Se devo andare in battaglia me lo porto, volentieri. Poi lui ha la faccia pulita, sta simpatico, almeno mi toglie tutte le magagne che io faccio solo casino, invece lui poi risolve i problemi. E poi ti direi l'altro a cui sono molto legato, beh, anche Francesco Motta, senza dubbio, è... Potremmo fare un tridente così, dai, loro suonano la chitarra e io servo i tavoli. E niente male, niente male. Tu prima nominavi Glick, poi ce lo scrivono anche in chat. Io ti ho conosciuto così, tra l'altro, posso dire, mi spiace anche perché hai fatto pezzi molto più belli, per carità, però la prima volta che ti ho ascoltato era proprio su pezzo che hai fatto dedicato a Camille Glick. Da dove nasce questa idea? Ma allora, ormai sono 10 anni di quel brano lì, era ottobre 2013. E nasce dal fatto che lui il primo anno da capitano del Toro si è fatto espellere in entrambi i derby, e quindi io gli ho voluto subito molto bene. Effettivamente è quello che vorrei anch'io da un capitano quando la mia squadra perde, no? Almeno fa... Sì, sì, no. No, poi si fece perdere anche in maniera molto spettacolare, ecco, dal punto di vista della... Sì, sì. La volta su Giaccherini fu molto... invece all'andata, non mi ricordo se quello l'andata ritorno, comunque nell'altro derby dell'anno mi fece spellere per doppia ammonizione, ma comunque ci ha messo del suo. Ma c'è una tua canzone che dedicheresti al Torino in generale e a questo Torino in particolare? Ma guarda, ci sta, visto che stiamo parlando di Sanremo e della possibilità remotissima di andare a giocarci delle partite anche infrasettimanali in giro per l'Europa, io direi mai dire mai a sto punto. La locura, manca la locura a questo Torino. Era Radonjić. Ma no, è andata via la locura, c'era tutta Radonjić, adesso se l'è portata via. Effettivamente manca un po' di locura questo Torino, però mi sembra adesso stare meglio. Noi parliamo spesso di Torino nelle nostre trasmissioni, Willy, perché spesso ci deprime la mediocrità che c'è intorno al Torino negli ultimi anni, no? Ci dispiaciamo nel vedere un Toro. La prevedibilità è la stagione del Torino che alla decima giornata sai già che non può né retrocedere né andare in Europa. E sono anche curioso di capire come un tifoso vive questo aspetto. Io molte volte, insomma, quando magari non facevo questo lavoro, preferivo lottare per non retrocedere piuttosto che vivere un campionato dove non avevo neanche quel brivido lì, al contrario. Guarda, allora, sicuramente questo è il problema grosso per la quale appunto c'è anche un'atmosfera sempre un po' disfattista a Torino, perché nessuno ne può più di stare lì a galleggiare al decimo posto, e quindi sicuramente è il motivo per il quale poi succedono anche i casini tra Juric e la tifoseria l'altro giorno, no? Perché da un lato c'è l'allenatore che dice noi però ci stiamo mettendo tutto quello che possiamo, e dall'altro c'è una tifoseria che comunque... pretenderebbe, vorrebbe, sognerebbe di meglio, e quindi si crea questo cortocircuito senza dubbio. Obiettivamente siamo tutti un po' stanchi, però lì la domanda dovresti farla a chi effettivamente comanda, che parlavate di De Laurentiis prima. Noi non viviamo una situazione tanto diversa. Il punto di vista su Cairo è sempre molto, come dire, critico del tifoso, anche quello più, diciamo, anche più consapevole, magari, ecco, ci sono frange un po' meno, però il tifoso proprio da curva Cairo l'ha sempre abbastanza avversato negli ultimi 10 anni. Dal tuo punto di vista è simile a questo, oppure gli vedi delle giustificazioni? Insomma, un Torino che, vedevo questo dato incredibile, il Torino è negli ultimi 30 anni non è riuscito a infilare nemmeno una semifinale di Coppa Italia, che è una cosa capitata più o meno a tutte, cioè alla Cremonese, al Venezia, all'Alessandria. Il Torino no, che è un po' il simbolo un po' di questo limbo abbastanza mediocre e grigio. E come dicevo prima per De Laurentiis, è Cairo che è fatto così e non si può cambiare, oppure Cairo può avere una scintilla da qualche parte del profondo del cuore per improvvisamente darsi una botta di vita? Non lo so, ti dico la verità, non lo so, non credo, non mi sembra un uomo da scintille, di passione. Credo che faccia molto bene il suo lavoro di imprenditore, e credo che non abbia intenzione di
Non gli si può dire che non abbia speso soldi, perché poi lui cita sempre tutti i soldi che ha speso negli arco di questi 18 anni. Però io non credo che abbia quel tipo di slancio lì, ecco, almeno non, mettiamola così, nessun tifoso l'ha mai percepito lo slancio di Cairo, ecco. Guarda Willy, questa è una trasmissione di calcio, però io non, non ce la posso, sentiamo di non farti, non ce la sentiamo di non farti una domanda su Sanremo, esatto, che opinione hai di questo Sanremo e soprattutto chi lo vince? Allora, io secondo me lo vince, spero che lo vinca Annalisa, perché il direttore d'orchestra di Annalisa è il Daniel Bestonzo, che diresse l'orchestra anche quando andai io e suona con me nella band, quindi tifo per lei perché c'è Daniel, quindi sai, comunque un discorso di squadra. E quindi, e poi credo che sia, insomma, ho visto le quote, è una delle favorite. E poi per l'anno, per gli ultimi anni di carriera che ha fatto e tutti i record che continua a battere, se lo meriterebbe, quindi ti dico il nome di Annalisa. E invece l'artista che ti ha colpito di più, al di là di Annalisa? O la canzone. O la canzone, certo. Ma mi sta piacendo molto Dargen, di cui ho grande stima da sempre, anche prima che venisse conosciuto dal grande pubblico, perché comunque Dargen è uno dei rapper più importanti della storia d'Italia, è una delle penne migliori del rap italiano, e mi sta piacendo il pezzo. Trovo che abbia un tema, come al solito lui riesce a trattare un tema difficile in modo scanzonato. Mi sono piaciute molto le sue prese di posizione anche fuori dal pezzo, quindi assolutamente, ovviamente ti direi Dargen. Poi sono tutti bravi, nel senso che poi comunque anche tecnicamente anche i ragazzi più giovani fanno comunque un'ottima figura sempre, sono tutti molto bravi anche a gestire la televisione, che non è una roba facile. E quindi sono tutti molto bravi. Io però, se devo dirti due nomi, ti dico questi due. Va bene. Ci sta. Siamo allineati. Siamo abbastanza allineati. Willy, grazie mille per averci concesso il tuo tempo. E niente, in bocca al lupo per il futuro. Speriamo, non so, ti vediamo a Sanremo l'anno prossimo. È in previsione. O domani sera. Non lo so, magari, esatto. No. Basta. No, non è in previsione, no? Poi anche lì non è mai detto, però non è in previsione. Mai dire mai. Esatto, siamo sempre lì, capito? Cioè, io ho fatto la canzone sbagliata, mi torna sempre contro quella canzone. Te la usiamo contro, no. Facci più comodo. Sta cantando Brescia, ti faccio l'ultima così ti salutiamo. Grande Gero a Torino. Tra l'altro, momento. Esatto, ma ci sarebbe una canzone all'agguasto d'amore che Willy è pronto a scrivere al suo Torino? Oh, che bella domanda. Guarda, mi piacerebbe avere la capacità di che ha avuto Brescia di scrivere una canzone che li rappresenta tutti, al punto che sono andato a vedere il Toro in trasferta a Genova e prima della partita la mettono e tutto lo stadio la canta, quella canzone lì, col testo che scorre sugli schermi, insomma, una roba bella. Io credo che per i motivi che dicevamo prima, a Torino in questo momento non ci sia l'entusiasmo giusto per poter fare una cosa del genere. Non verrebbe presa come è stata presa oggi a Genova, nel senso che ci sono momenti e momenti. Però anche qui ci salutiamo col solito mai. Grazie mille. Grazie Willy, grazie mille, gentilissimo. Grazie a voi, buona serata. Ciao, buona serata. Gentilissimo, bravissimo Willy Peot, anche come opinionista, come umanità, come opinionista, diretto, sincero. Ah, Willy è il soprannome di Guglielmo. Guglielmo. Allora, sì, come ci aspettavamo. Mentre qual è il soprannome di Fabrizio? Fabris è live con noi. Ci raggiunge tra poco. Se vuoi, intanto possiamo. Allora, aspettiamo Fabris. Okay. Scusami, nel frattempo abbiamo comunque lasciato a metà il discorso legato al Milan. Sì. Diciamo, forse Milan-Napoli, almeno io dicevo, Milan-Napoli, secondo me interessa più al Napoli che allo stesso Milan. Non sei convintissimo di questa cosa? Ma a Milan interessa relativamente, in questo momento in cui l'Inter è troppo lontana e il quinto posto uguale. Il Milan non vede grandi scenari diversi al terzo posto da qui a maggio. Poi sono 14 giornate, 15 giornate, insomma, iniziano ad essere anche poche. C'è il giovedì successivo la prima di Europa League, che è il vero obiettivo del Milan 24 in questo momento, cioè fare bene, non dico vincerla, però essere convincente. In questo momento il Milan secondo me è convincente nei risultati, ma nella tenuta difensiva non è proponibile a livello di Europa League, perché ha preso due gol dall'Udinese, dal Frosinone, dal Bologna, e quando il livello si alzerà il rischio è che le cose peggiorino, si alza per Milan-Napoli il livello? Sì, però diciamo che, come dire, riferito all'Europa League, ma c'è un grande ma che è positivo, c'è il rientro di Bennacer, che è un giocatore fondamentale, come ha fatto anche in 20 minuti a Frosinone,
E poi pare che sia alle viste anche il ritorno di Cho, quindi i vari difensori iniziano a rientrare. Va detto che nelle tre stagioni, ultime tre stagioni di Pioli, la moria degli infortuni ha sempre avuto un andamento simile, cioè il picco è stato tra ottobre e dicembre. Poi una volta tornati a gennaio si è un po' normalizzata, adesso il Milan tornerà a giocare però due volte, tre volte alla settimana, quindi lo stress sarà maggiore. Però adesso il Milan deve assolutamente fronteggiare bene il Ren, che non è una squadra facile, e poi vediamo, perché Pioli ha delle speranze di rimanere anche legate all'Europa League, poi sta alla squadra evidentemente convogliare. Il nome di Conte è sempre più forte. Sì, e aspettiamo di vedere come va la stagione e come vanno eventualmente anche questioni extracampo, che probabilmente sono legate a Conte, perché come dicevo l'altro giorno, difficilmente vedo Conte con questa società. Con altri dirigenti, altre società, altre operazioni che di cui si è parlato in questi mesi, Conte allora potrebbe star bene, anche perché Conte penso voglia rientrare, quindi magari essendo un grande allenatore si sta già muovendo, vuole già delle garanzie da qualcuno. Certo. Quindi se si fa il nome di Conte non si fa a caso, secondo me. Cioè, non è buttato lì come se fosse un fiammifero. Chissà se vuole rientrare Fabrizio Biasin da Sanremo. Fabrizio, allora, se vuoi prima abbiamo perché lui commenterà una rubrica che è legata a Sanremo. Allora facciamo le cose per bene. Dai. Sigla. Ragazzi, io non vi sento perché c'è un casino allucinante. Non so se voi sentite me, ma ti sentiamo bene, Fabri. Eccoci, come nel più classico di Lascia Raddoppia, ripartiamo con la nostra rubrica preferita, il Grazie Graziella, perché il prato è verde, il cielo è blu. No, non c'è censura questa volta. Oggi senza censura. Gali con Grazie al Ca. Sì. Ciao Fabri. Lo trovo un tweet straordinario questo. Forse il più bello degli ultimi due anni. Fabri, raccontaci, allora, come sta andando? Siccome io vi sento molto poco, se volete vi faccio fare un giro panoramico della... Assolutamente sì! Portaci a spazio! Portaci! E poi magari mi isolo di là così vi sento meglio. Ok. Però vediamo un attimo com'è. Andate, per vedere... Allora, qui vediamo il famoso rooftop. Qui è dove c'è il premio della critica, se non mi sbaglio. Sono la sala stampa che giudicherà per il 33%. Vero. Quindi, è fondamentale quello che stiamo vedendo adesso. Il paese gira intorno a queste stanze. Gli equilibri del paese sono legati a Fabrizio Biasini e ai suoi colleghi. Dobbiamo solo stare attenti a non far sentire le canzoni durante la live, perché sennò ci buttano giù, che è un piacere. Quindi vedere Angelina Mango, cioè la vincitrice di Sanremo 2024. Così dice qualcuno. Bravo Fabri, allontanati, bravissimo. Così dice qualcuno. Vince Angelina Mango, Fabrizio, lo possiamo dire. Ragazzi, avete visto qualcosa? Sì. Il giusto. Ok. Fabri, solo vince Angelina Mango, sì o no? Secondo me lei ha molte possibilità, vi dico la verità, perché non solo ha una canzone molto carina, ben costruita, ma anche grande presenza, e soprattutto domani sera, nella serata dei duetti, porta una canzone del suo papà. Secondo me può fare veramente il botto, quindi tutta questa serie di cose mi fanno pensare che lei sia una delle papabili, anche se attenzione a Geolier. Ragazzi, oggi sono stato a mangiare una pizza nella pizzeria Geolier, perché c'è una pizzeria dedicata a Geolier. Io vi giuro che mi sembrava di stare nei quartieri spagnoli, c'erano migliaia di ragazzi che urlavano, che cantavano la sua canzone, e quindi lui è molto molto forte. Ma visto che ci sono i cinque finalisti, no? Che poi si giocheranno il podio, gli altri tre chi saranno? Visto che sei uno di quelli che dei pezzi grossi, dacci le tue impressioni. Beh, allora, secondo me Annalisa nella cinquina ce la fa entrare. Due volte terzo posto. Annalisa, Angelina Mango, Geolier, sugli altri due... Voi cosa dite? Avete dei preferiti? Negramaro. A me piacciono molto, ve l'avevo detto, però secondo me
non hanno la forza per stare nei primi 5, un po' soffocati da questa gioventù estrema, diciamo. Quindi così. Pensi più a... Per me due su due di questi tre, Irama. Mahmood e Loredana Bertè, che comunque ha una sala stampa importante, visto che l'ha messa al primo posto l'altra volta. Allora, sono d'accordo, ci metto Mahmood assolutamente. Loredana Bertè è più amata da noi vecchi giornalisti piuttosto che dai ragazzi, però secondo me può farcela. Quindi diciamo che Mahmood io lo do nei 5, perché tra l'altro secondo me è un gran bel pezzo. Irama mi ha sorpreso il fatto che ieri fosse al secondo posto, sinceramente, perché non pensavo che potesse arrivare così tanto al pubblico e alle radio. La canzone è molto bella, diciamo che non è immediata come altre. Quindi diciamo così, allora ricapitoliamo. Geolier, Angelina Mango e Annalisa ve le do abbastanza ci sono sicure sempre. Nei 5. Ve le do abbastanza sicure. Quarto e quinto io ci metterei Mahmood e la Bertè. Comunque mi dicono standing ovation in questo momento per Angelina Mango al termine dell'esibizione. Signore. E quindi ci siamo tutti a Pomà, vai con Tango. Ma quindi davvero siete saliti sul carro delle non ci saremmo mai permessi di contraddirti. Stai scherzando. Vediamo, sento anche un po' il peso di Vediamo. Vabbè, era la favorita. No, sì. Era Annalisa la favorita. Non erano uguali le era da podio. Adesso è stato il sorpasso, però aspettiamo perché poi lì il sabato notte, a lunedì di notte le cose cambiano. Fabri, si parla anche un po' di calcio a Sanremo oppure è un argomento tabù? Musica. Se vuole la Serie C, vi dico una cosa: io qua dentro mi sento un po' un pesce fuor d'acqua perché a nessuno gliene frega niente delle mie piccole cose del calcio qua dentro. Però se appena esci a Sanremo di là, se tu vai di là c'è Sanremo, no? Tu appena esci ti arrivano 5.000 persone a parlare di calcio, perché alla fine Sanremo è Sanremo, ma San Siro è San Siro. quindi fuori di là tutti a parlare di calcio, qua dentro un po' meno. Fabri, tra l'altro manchi fisicamente la puntata di Lascia Raddoppia proprio quando c'è Roma Inter. Ti ricordi che abbiamo parlato di Lukaku per mesi e invece questa volta praticamente ce ne siamo quasi dimenticati. Ho pessimi presentimenti, infatti io presentimenti. Perché? No, perché perché ho visto la Roma di De Rossi riacquisire uno spirito che non aveva e anche un'idea di calcio che non aveva. Io sapete che sono un murignano convinto, però è vero che la Roma aveva un problema sotto tutti i punti di vista, sia di gioco che di umore. E devo dire, con De Rossi in 3 partite, per amor del cielo, non contro 3 squadre di primissima fascia, però ha fatto vedere di aver risolto quantomeno il problema dell'umore. Non è una cosa di poco conto. E quindi io penso che sabato sarà una partita molto, molto equilibrata. Molto equilibrata. Ci può stare. C'è anche Milan-Napoli, discutevamo anche di questo, Fabri, di come possa essere una partita che forse conta più per il Napoli che per il Milan attualmente. Diciamo di sì, nel senso che il Milan vive in questo curioso e stranissimo limbo, per cui qualunque cosa faccia difficilmente riuscirà a dar fastidio davanti e difficilmente verrà risucchiata indietro. Quindi la verità è che la partita più importante per il Milan è quella europea, senza ombra di dubbio. Cioè, se Pioli deve fare delle scelte, le fa in ottica Europa League, però è pur sempre una partita che deve darti quelle certezze poi da portare in Europa. Cioè, io non penso che il Milan la giochi col Napoli pensando ad altro. Io penso che il Milan debba darsi le sue sicurezze, soprattutto che lo debba fare Pioli, che purtroppo vive una situazione che vivono tanti suoi colleghi quando sono al quinto anno e sanno perfettamente che la gente è un po' stufa, quindi puoi fare tutto quello che vuoi ma la gente è stufa e sei costretto a vincere sempre. Ci sta. Fabri, voglio farti una domanda tra l'altro, ecco, Diodato nei 5, no? Non lo so, noi giornalisti l'abbiamo premiata, nel senso che è arrivata nei 5 perché la canzone è bella, è molto bella, è molto bella. La prima volta che l'ho sentita l'avevo valutata come un fai rumore meno bello, che ci crede un po' meno. Invece è bella anche questa.
però non, secondo me non da 5, secondo me non ce la fa. E poi Nekkerrenga, come ci avevi pronosticato, insomma, non è autunnali. Un po' autunnali, però, il guizzo di scambiarsi i vestiti tra lunedì e martedì, quello l'ho apprezzato molto. E devo dire anche che sono stato abbastanza severo e cattivo, cioè il primo ascolto mi sembrava veramente brutta. È brutta, è brutta, ma è anche in discreta compagnia, non è l'unica. Qual è quella che proprio non ti è piaciuta, sì, dal vivo, Fab? Allora, io devo essere sincero. Io leggo e sento dire da tanti che c'è un buon livello di canzoni. Ed è vero che io 4-5 canzoni le reputo belle. Belle, non bellissime, belle. Tante altre non mi fanno proprio niente. Cioè, non le sento. Non mi arrivano per niente. Non sono brutte. Perché sono anche costruite bene, hanno una buona musicalità. Magari me le ricordo anche a memoria. Ma non mi dicono niente. Niente. Tante, non poche. Tanto. Poi anche, come dire, la centrifuga di sentirne 30 tutte insieme, infatti almeno io 12 uno non se ne ricorda nemmeno. Abbiamo clamorosamente rivalutato il 3 prima di venire, sì, qua, perché il primo ascolto era il 30° della prima serata. Il primo ascolto era Cura Ludovico, esatto, proprio, cioè eravamo distrutti. L'abbiamo rivalutato assolutamente. E vabbè, insomma, quindi Fabri, un nome preciso non ce lo fai, giustamente, perché poi magari ti vengono a cercare. No. Non è carino, dai. Potrei fare un elenco. Una delle mie preferite è quella di Russell Crowe, che ho sentito prima. Ah, ecco cosa volevo chiederti. Ci sei tu dietro, chiaramente, il disastro del ballo del qua qua. Che è successo? Che avete combinato? È successo un mezzo casino. Poi devo dire, come mancavano le polemiche, appena è arrivata una mezza polemica, l'abbiamo fatta diventare il caso del secolo, no? Esatto. Perché e siete delle iene. Bisognava... bisognava alimentare la faccenda. La verità è qual è, secondo me, ve la traduco facilmente. Allora, sì. Russell Crowe ha firmato un accordo con la Rai per venire a fare questa cosa qua. Si erano accordati per fare i balletti e pure il ballo del qua, lo sapeva perfettamente. Quando ha visto le paperelle attorno con le piume gialle, probabilmente ha detto: ragazzi, io sono John Travolta e questa roba non la faccio. E quindi c'è rimasto un po' male. In tutto questo si è sommata la faccenda del famoso sponsor delle scarpe. Ecco, lì evidentemente Travolta, che aveva firmato un accordo a pochi soldi, pochi relativamente, perché noi tre ci mangiamo per 2 anni, noi quattro ci mangiamo per 2 anni, lui aveva firmato a poco e invece con lo sponsor ha firmato evidentemente a tanto. E quindi è successa anche questa cosa con la disattenzione della Rai, che lo ha fatto entrare in diretta con il marchio ben in vista. Quindi, insomma, una polemica, posso dirvi, per chi se ne frega, per sì, quanto mi riguarda. Dopodiché, in assenza di altre polemiche, la facciamo diventare il caso del secolo. Tra l'altro, avevi provato ad alzare una polemica anche ieri in sala stampa sul rinnovo di Amadeus, un po' una domanda calcistica, il nostro pane quotidiano, no? Ma guardate, io vi posso dire una cosa. Ieri ho provato a stimolarlo sul fatto: lascia aperta una porticina al sesto mandato, no? E lui praticamente mi ha abbastanza chiuso, ha stroncato tutto quanto. Dice che non intende proseguire. Io penso anche che sia vero, non credo che sia una recita. E allora diciamo che sono partito con il Totonomi, cioè sto provando a ragionare su chi potrebbe essere il suo successore. E qualcosa ho raccolto, Scoop. C'è un ballottaggio con uno molto più favorito dell'altro. Antonio Conte. Poi magari se voi avete dei nomi, allora sì, io uno ce l'ho, vabbè, Cattelan. È il più classico dei Cattelan. Non credo io. Tu non credi. È uno dei due. L'altro non ho la minima idea. Jerry Scotti. Allora, sentite qua. Vai. Cattelan, una parte della Rai spinge per Cattelan. Ok? Sì. Ma l'altro è interno Rai o è un esterno? L'altro è interno Rai. È il e probabilmente, classico... e probabilmente ce la fa. Vai. Oh, vai, faglielo dire. È il classico Carlo Conti, no? Secondo dai. Me, magari sbaglio, però... Chi è? DM... SDM Stefano Di Martino. Martino. Bella chiamata. Con
con Carlo Conti alla direzione, in conduzione, grande vecchio, così. Le butto là, me l'aspetto. Beh, grande scoop questo, bello. Grande, bravo Fabrizio, bravo. Cioè, perché è la prima volta che lo sento, ovviamente. Marzio dei conduttori di Sanremo, ovviamente, ovviamente l'ho inventata clamorosamente. È vero che se lo stanno coccolando e crescendo internamente. Beh, lui, devo dire, effettivamente showman. Ci sta, è vero, è vero. Va bene. Dobbiamo digerire la notizia, Fabrizio. Sì, siamo un po'. Sì, sì. Dobbiamo digerire la notizia. John Travolta sarà a Monza Verona. Visto che ci citavamo. Magari è lì rimasto. Magari è lì. È Opsec. Ah, com'è lo sponsor? Vabbè, dai, allora Fabri, l'ultima domanda che ti faccio, perché vedo che in chat, giustamente, forse mi hanno un po' ripreso sul fatto di aver escluso il Milan da un'eventuale lotta a scudetto. Mi scuso se è così. Effettivamente mi fanno notare che il Milan, eventualmente vincendo, sarebbe a meno 4 dalla Juventus. Beh, giusto? La Juventus però è seconda. La Juventus è seconda, sì. Però mi fa notare che è ancora tutto aperto. La domanda che ti faccio, Fabri, così diamo giustamente soddisfazione anche alla chat: è effettivamente fuori il Milan, oppure credi che sia aperto il discorso anche dopo la vittoria dell'Inter contro la Juve? Allora, io per questioni di maniavantismo in NBA, che interessi personali, dovrei dirvi che no, è tutto straaperto in ottica scudetto, eccetera, eccetera, eccetera. In realtà, se ragiono con un minimo di logica rispetto a quello che ho visto fino adesso in questo campionato, vi dico che secondo me il Milan ha buone possibilità di dar fastidio alla Juventus in ottica secondo posto. Io faccio fatica a immaginare che l'Inter, che ha vinto 18 delle prime 22 partite, riesca a farsi rimontare così tanti punti. Cioè, sarebbe veramente un tracollo. Non è quindi tanto quello che può fare il Milan da qui in avanti, ma quello che dovrebbe perdere l'Inter da qui in avanti. Cioè, vorrebbe dire che l'Inter da qui in avanti non è più quella che abbiamo visto fino adesso completamente. Voi mi direte, 2 anni fa è successo. È vero, 2 anni fa è successo. Mi sembra una squadra più matura questa. Va bene, ci sta. Milan, avendo anche un interesse nell'Europa League, l'Europa League ti porta via tanti punti se la fai bene, poi se esci al primo turno, per carità. Però se l'Inter, il Milan superasse anche 3 turni e qualcosa poi lo lasci, secondo me, sul tappeto dal giovedì alla domenica. Ci sta. Mia impressione. È una domanda che giustamente la chat mi continuava a proporre. Fabri, io non so se dobbiamo lasciarti andare, immagino di sì, perché forse devi continuare a lavorare. Torno a fare il mio, che è sempre meglio che lavorare. Vabbè, ti aspettiamo qui giovedì prossimo, allora. Fisicamente. Sarà fatto. Se succede qualcosa di clamoroso qui, se arriva, non so, a Bugo all'improvviso, dico. Siamo pronti a ricollegarci. Siamo pronti a tornare da te, Fabri, assolutamente. Ieri erano 4 anni da Bugo e Morgan. Qua dentro, 4 anni fa, è successo veramente il delirio. Qui si era bellissimo. Che purtroppo... Purtroppo non sento quell'atmosfera. Mi sembra tutto artefatto. Non c'è l'atmosfera di scandalo sanremese. Io puntavo su una fish su Loredana Bertè. No, ma se lo scandalo più grande è il ballo del quacquà. Sì, dire che... No, è troppo bravo Amadeus. Ormai abbiamo ancora imparato. 2 giorni. Vediamo, ancora 2 giorni abbiamo. Aspettiamo l'ultimo cantante di oggi, la Sad, magari qualcosina ci regala. Ma sono buoni però, no? Sì, però, la canzone è buonista alla fine. Ho letto, sembrano i punk, poi in realtà cantano come i Finlay. Sì. Niente di sbagliato, Finlay, tutto giusto. Molto Finlay. Molto Finlay. Mi degli ultimi 2 anni. Vabbè, Samu, dai. Però. Sanremo ti mangia l'anima. Esatto. Ti mangia l'anima. Va bene. Grazie Fabri, ci vediamo giovedì. Ciao Fabri. Ciao ragazzi, un abbraccio. Ciao, buona serata. Ciao, grazie mille. Stefano De Martino, conduttore. Giusto? Bello. Non ce la facciamo neanche l'anno prossimo. E te. Aspettiamo. Però il nome viene tenuto nascosto. Prima ci prendiamo i teatri. Poi prima ci prendiamo i teatri. Poi. Forse poi... il fatto di anticipare sempre il vincitore non depone a nostro favore. Non si fidano di noi. E invece dovrebbe deporre. Scomodo, scusa, perché perdonami. Ce li abbiamo in pugno. E invece no, niente, non ce la facciamo. Pioli vince Europa League. Secondo voi rimarrebbe? Ci chiedono dalla super chat. Darde 231.
appunto non ha di contratto e sarebbe in posizione di forza, cioè sarebbe, non dico difficile, però sarebbe comunque il dibattito aperto. Cambiamo un allenatore che torna a far vincere il Milan un trofeo internazionale dopo 17 anni, secondo me è molto difficile il Milan vincere l'Europa League, sarebbe davvero un'impresa e in quanto tale meriterebbe rimanere, senza dubbio. Certo. Lo dico io che tante volte ho detto il ciclo è finito, andava cambiato a giugno, però se dopo tutto questo addirittura vinci l'Europa League, vince l'Europa League, è una competizione difficilissima, complicatissima, meriterebbe davvero una quantomeno un ultimo anno, poi insomma addirittura forse probabilmente anche un rinnovo del contratto a quel punto. Però sono discorsi che possono essere fatti soltanto tra un po'. Tra un po'. Corretto, corretto. Allora, io prima dell'ASC... facciamo l'ASC comunque, sì? Sì, facciamo certo, un'ASC, sì, noi due. Sì. Devo giusto fare un chiarimento sulla Lazio, perché ho letto un po' in giro che, in base al reel che ho fatto l'altra volta, qui mi sembra, sembra che... Sì, mi dicevano, Siani ha detto che c'è da parte della Lazio un atteggiamento di chiusura, così. Io ho detto l'esatto opposto. Mi dispiace perché... voglio fare questo piccolo chiarimento, oggi mi facevano notare questa situazione, anzi ho fatto, come potrei dire una cosa del genere di fronte a una squadra che ha aperto le porte del suo centro sportivo per farci intervistare, parlo, è il Siani di Prime Video questo che parla, per farci intervistare Pedro, è stata gentilissima in tutte le sue forme proprio, dalla comunicazione proprio al service banalmente. E davvero dal punto di vista della comunicazione mi sembra che sia totalmente un controtendenza con il passato, era quello il senso evidentemente, mi sono espresso male io oppure sono stato riportato male, però volevo dire questo perché oggi me l'hanno fatto notare, questa è la sede migliore per poter chiarire il fatto che io dicessi l'esatto opposto e non quello che è stato riportato. Allora, facciamo un po' di domandine, po' di chat, domande, domandateci quello che volete, io sono ancora sconvolto per Stefano De Martino. Bene, non dobbiamo darci per vinto, penso che sono le sconfitte che aiutano, che ci lasciano cucinare. Che cioè, let us cook. Riflettendoci mi piacerebbe anche comunque. È stressante. Pensavo condurre. Certo mi piacerebbe, però è stressante. Andiamo tutte qua. Mi portiamo a Trevisan, anche Samuele, c'è padrone di casa. Senza Samu come fa? Gra vecchio ligure. Da vecchio lì, portiamo Samu. Io onore di casa, vi porto il pesto, vi porto nei posti dove dovete andare a mangiare. Faremmo un bel Sanremo, sarebbe un bel Sanremo, sì. Allora, aspetta. Come super ospite che chiamereste? Super ospite, nazionale. Non so che Eros Ramazzotti oggi era super ospite, per esempio. Diciamo che sono sempre un po' più vero quelli. Cioè, nel senso, sono stati gli ultimi 5-6 sono stati tutti. Quindi non so. Io come super ospite, non so, vorrei Kanye West. Devo sparare. No, Church in the White. Billie Eilish. Vabbè, Adele, dai. Così. Vedi, già fatto. Il budget di cui dispone la Rai è un po' inferiore alle nostre. E allora canterò io Never Mind, I Will Find Someone Like You. Potremmo spuntare un John Travolta. Lui lo mettiamo da parte. C'è sta John Travolta che sta scalpitando, non è più il caso. vabbè, niente. Invece super ospite italiano e poi domande, perché dai. Super ospite italiano io vorrei Antonello Venditti. Addirittura. Dai, andiamo più sul il grande ritorno in scena di Tiziano Ferro, che se la sta passando non ancora benissimo. Però quante volte però vedo che è un momento difficile, una questione umana però. Beh, rilanciarlo a livello anche, come dire, artistico. Due anni fa o un anno scorso? Due anni fa, tre anni fa. Siamo un Cremonini. Abbiamo già impacchettato la scaletta. Tre super ospiti internazionali e tre italiani. Tre serate le abbiamo fatte. Le altre due, poi vabbè, una è cover e l'altra è la finale. Esatto, va bene. Allora, dai. La prima domanda, visto che ce l'hanno chiesta subitissimo, era se vedete, come vedete eventualmente Grosso al posto di Dionisi sulla panchina del Sassuolo. Intanto Grosso quest'anno ha avuto una brutta esperienza parte a Lione, quindi magari cerca un luogo più tranquillo. Tu direi che Sassuolo è perfetto.
L'altro estremo, però. Allora, secondo me non è una questione troppo di allenatore. Forse Dionisi qualche errore l'ha commesso in questa stagione, nel terzo anno, ci sta, però il Sassuolo si è molto indebolito, abbiamo parlato tante volte. E poi mi sembra una squadra che deleghi total, anche proprio come giocatori, deleghi tutte le responsabilità per Berardi, cioè non ha anche gli altri, Loriente, Pinamonti, Bairami, giocatori anche buoni, che però proprio si scaricano tutto perché ci pensa Berardi. Quando Berardi viene meno, e poi il Sassuolo non esiste, sono scariche, o comunque non sa gestire un vantaggio, comunque non ha l'urgenza, la percezione del pericolo, sono cose brutte per una squadra che lotta per la retrocessione. E la vedo male, però il livello adesso è un po' uniforme, cioè davvero c'è una incertezza totale che tira dentro anche a Centrale, che però domani sera deve vincere con l'Empoli, altrimenti la salutiamo, secondo vero, me. Vero, 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 perché non ci esponiamo mai, però mi auguro che, insomma, per il direttore Sabatini, che vogliamo sempre tantissimo bene, oggi ho visto altre foto incredibili, è arrivato Manolas Salerno, oggi applausi. È vero. Ma tengo in mano l'ass. Però posso dire che non è la difesa il problema della Salernitana. Non segna mai a Salernitana. No, in effetti. Magari ha recuperato Bulla idea. Quella è la speranza. Insomma, vedremo. A Torino, chissà. Comunque, scusate, vedremo. Sul super ospite, effettivamente mi sono detto: puntiamo al sole. Allora, Sergio Brillo. Perché allora io prometto, qualora un giorno noi tre condurremo Sanremo, nessun ospite sportivo a Sanremo. No, meglio di no. Nessun ospite sportivo a Sanremo. Allora, Giorgio Bertolini ha sfruttato la super chat per chiederci un'opinione su Phil Foden, reduce da una bellissima tripletta. Che gli vuoi dire? Allora, no, Foden è un giocatore... lui dice che è gravemente sottovalutato. Beh, un po' perché sì. Gioca in una squadra che ha talento in abbondanza. Certo. È un giocatore magnifico, secondo me, che... Tuttavia, sta nella squadra migliore, ovviamente l'allenatore ideale per qualunque calciatore al mondo. Non sta, secondo me, brillando come meriterebbe, perché è davvero in un contesto... In un contesto straordinario a livello professionale, forse vale anche il discorso opposto, cioè Foden non vorrebbe essere in nessun'altra squadra che il Manchester City, e quindi penso che ci pensa bene prima di pretendere ruoli di maggiore responsabilità in altre squadre. Quindi è un contesto che comunque esalta giocatori come lui, tecnici, veloci, giovani, rapidi. E poi chiaro, se noi facciamo l'elenco dei giocatori del City, non lo mettiamo nei primi 5 magari Foden, no? Perché mettiamo Haaland, mettiamo Alvarez, mettiamo De Bruyne. Forse addirittura mettiamo Grealish, io no. E Rodri. Rodri no, Grealish no. Grealish, se no. Foden è sottovalutato, Grealish è sopravvalutato. No, però sai, molti magari tra i due preferiscono, più vistoso Grealish, eccetera. Foden è un giocatore magnifico e... Ederson, direi che... così chiediamo. No? Ruben Dias. Sì, meglio Ruben forse. Dias. Sì. Stones. Direi Stones, dai, va bene, giusto. Samu, sono altre domande, ne vedo tantissime. Sì, ci chiedono dall'inizio della puntata, un'opinione sul cartellino blu. Ah, ne vogliamo parlare? Sì, perché quante volte noi guardiamo una partita e assistiamo a quelle classiche situazioni che si chiamano da arancione. Madonna, vabbè. A posto che io sono contro le proteste nel calcio, se questo è un deterrente io sono favorevolissimo, così basta questa perdita di tempo inutile di gente che nonostante il VAR crede di influenzare una decisione, giusto. E poi ci sono quelle situazioni che in effetti, cioè, se noi non fossimo italiani, un fallo come quello di Chiellini su Saka ci avrebbe fatto arrabbiare, a livello proprio di spettacolo. C'è un giocatore che sta andando verso la porta, io lo butto giù e vengo solo ammonito. Questa è una cosa che non è passibile di rosso, perché il regolamento dice altro, però è giusto, secondo me, inserire una zona grigia o regolamentare quella zona grigia che c'è nei famosi cartellini arancioni, o in questo caso per quanto riguarda i falli tattici. I cartellini arancioni sono magari un falli brutti, violenti al limite, qui proprio il fallo tattico è stato fatto apposta, scorretto, il cynical fall, come da bellissima definizione. Però non basta il giallo, secondo te, per questa perché cosa? Perché è un fallo antisportivo, è quello che nel basket è un antisportivo, è un po' diverso, eccetera. Sì, è un po' diverso, dai. Però è un fallo che ti, come dire, ti crea anche un fastidio morale. Dice, vabbè, ok, è giusto spendere un fallo, ma se è un fallo che comunque spezza un'azione in maniera proprio brutale, non brutale perché è violenta, brutale perché proprio è cinico. E anche se il cartellino blu, sei fuori 10 minuti. Fuori 10 minuti, ci pensi, ma puoi anche giocartelo il tuo cartellino, puoi decidere scientemente di spendere un cartellino blu. Come puoi farlo il cartellino giallo? Esatto. Ma
si somma, cioè giallo e blu. Perché se mancano due minuti alla fine, tu lo fai, tanto dieci minuti non ci sono, no? Quindi è anche un discorso di tattica, di strategia. No, è uguale, il giallo vale il blu, cioè due blu portano al rosso, esattamente come due giallo. Ok. Non cambia, non c'è uno più grave o meno grave. Due anche blu, un giallo e un blu. Certo. No, due blu portano al rosso, cioè, saresti fuori 20 minuti, il doppio blu, quindi vai via, vai via e basta. Certo. A me non piace. Samu, tu che ne pensi del cartino blu? Ero rimasto su due blu da di double. Non lo so. Un blu da di double da così. Due blu da di double da. Non lo so, non sono ancora convinto perché non ho appunto ben capito il meccanismo, voglio capirlo meglio, però allo stesso tempo questa espulsione temporanea nella pallanuoto funziona molto molto bene. Ah, funziona? Eh beh sì, perché lì le espulsioni, se non sbaglio, sono due minuti in inferiorità numerica. Ah, okay. E è ovvio che in un campo grande come quello di calcio, una cosa temporanea non ti dà nemmeno il tempo di rimetterti in ordine per poter sfruttare la superiorità numerica. Si creerebbe... Non sono convinto fino a... Le polemiche che sono adesso aumenterebbero del 300%. Esatto, già la chat sta dicendo, per esempio, allora qual è il fallo? Sarebbero tutti blu e sarebbero più rossi. Esatto, cioè magari quel fallo a metà tra, non so, giallo e rosso diventa a metà tra giallo e blu, quindi è ancora più polemico. Esatto. Aggiungi un'ulteriore variabile di polemiche. Però vabbè, insomma, bello discutere. Io mi ricordo c'era Wenger che voleva fare tutte queste rivoluzioni. Non so se c'è ancora lui a capo di questa cosa, la togliere il fuorigioco, sostituzioni a tempo effettivo. Io non, tra le cose, questa mi sembra la più giusta. Va bene, vedremo. Un discorso quasi etico della partita di calcio. Ci chiedono un parere sulla stagione del Bari e io aggiungo sulle parole di De Laurentiis riferite al Bari e sulla successiva smentita di De Laurentiis Junior. Pensate che De Laurentiis rettifica un suo concetto, pensate quanto deve essere sbagliato il concetto iniziale, che peraltro non è sbagliato nella sostanza non è sbagliato. È la seconda squadra del Napoli, questo è il problema, certo. Poi infatti c'è una legge che tra 3-4 stagioni vieterà di fare questi discorsi qua, però in questo momento il Bari è... Non si può dire perché Bari è una piazza importante. Io, figuratevi, vengo da Bari, sapete quanto ci tenga, però è così. E De Laurentiis nei suoi monologhi abbastanza fumosi questa cosa l'ha detta in maniera anche abbastanza chiara. E poi ovviamente ha fatto arrabbiare il sindaco di Bari, il suo figlio presidente del Bari, che ha fatto peraltro fino all'anno scorso un ottimo lavoro. Quest'anno vale il discorso che abbiamo fatto in passato per la Roma, cioè una squadra che viene da un trauma devastante, quello della partita, la sconfitta col Cagliari all'ultimo minuto, e da lì bisognava avere il coraggio di fare tra virgolette piazza pulita, non in maniera traumatica, però insomma di dire che prendere atto che il ciclo di Mignani era finito e anche molti di quei giocatori. Non è stato così e il Bari si è un po' trascinato quest'anno. Adesso sembra anche un po' preda all'apatia, che è una situazione da barese familiare, un po' il Torino per questi versi Bari, una grande piazza ambiziosa che però ha sempre un po' un mugugno pronto, un'ambizione che poi non si è mai concretizzata in nulla, perché il Bari non ha mai raggiunto nemmeno una volta l'Europa, per esempio. Quest'anno è molto difficile, va detto che la classifica è cortissima e quindi vale sia per la parte superiore che la parte inferiore, quindi attenzione perché due vittorie o due sconfitte di fila possono terremotare in un senso o nell'altro la situazione. È arrivato un allenatore che sicuramente è un'autorità in Serie B, ovvero Beppe Iachini. Certo. Non dico che va in Serie A il Bari, perché non lo farà, almeno non attraverso la promozione diretta, però mi pare che sia una scelta, come era, mi era stato perplesso la scelta di Pasquale Marino, che è un allenatore che da parecchie stagioni sembra un po' aver finito un po' le motivazioni. Iachini, pur avendo anche lui un po' una fase discendente della carriera, è uno che questa categoria conosce come nessuno, 4 promozioni in carriera, comunque risultati sempre lusinghieri, e quindi insomma un po' di cose in ordine le metterà, secondo me. Ci chiedono in tanti un parere su Muriel, sempre più vicino, ormai quasi ufficiale, nuovo giocatore dell'Orlando City. Mi dispiace un po', perché Muriel secondo me resta sempre un grande rimpianto del nostro calcio, forse addirittura del calcio internazionale. Tra l'altro mi sembrava avesse anche ritrovato un po' di motivazione. Sì, Muriel è un 90... Però per due settimane. Per due settimane. Muriel è un 91, mi sembra. Lo dico subito. Sì. Qui 91, 33 anni, ci può stare. Insomma, tra l'altro Muriel è un giocatore molto fisico anche, no? È un giocatore di sprint, di scatti, di dribbling. Nel momento in cui viene un po' meno questa caratteristica, resta la classe incredibile. Muriel credo sia il calciatore di punizioni migliore del campionato. La gioca con Dybala. Forse, vabbè, anche Dybala non si è una posizione da quanto tempo. Forse Vlahovic, ultimamente.
Non lo so, però non lo so, Muriel, non lo so, ho in mente due o tre punizioni di Muriel clamorose, anche quelle che non sono entrate. E quindi da fermo era ancora in grado effettivamente di fare la differenza, c'è da dire. Poi l'Atalanta ha 100 attaccanti, non è tornato anche Touré, quindi immagino lo spazio sia molto ristretto. Se ne va a febbraio, il giocatore che ha fatto il gol più bello del campionato. È vero. Quello col Milan. È vero. Un gol che non si può nemmeno sognare, esatto. Immaginare, lui l'ha fatto all'ultimo minuto sul 2-2 col Milan. Esatto. Però effettivamente credo che l'Atalanta faccia anche bene a puntare sugli altri profili che ha in rosa. Anche come prospettiva. Esatto. Cioè. Mi spiace un po' vederlo in MLS, che secondo me poteva ancora dare qualcosa al nostro campionato. Tutta questa garra. Questo posso purtroppo assicurare. Quando lavoravo a Udine, devo dire che era un po' il suo tallone d'Achille, no? La garra, la voglia. Se l'avessi avuta, probabilmente avrebbe avuto anche una carriera totalmente diversa. Chi vince la Coppa d'Africa? La Costa d'Avorio, perché ha una storia da film. Assolutamente. Oggi ne ho parlato nel podcast. Ieri. Oggi? Ah, ieri perché adesso è mezzanotte e un quarto. Certo. Quindi, per chi ci ascolta, è ieri. Giovedì pomeriggio. Sì, arrivare con me. Giovedì pomeriggio. Giovedì pomeriggio, però nel podcast, perché la Costa d'Avorio stava per essere da paese ospitante, stava per essere eliminata nei gironi. Perde 4-0 l'ultima partita con la Guinea Equatoriale, ma passa comunque il girone come terza migliore per differenza reti. Pareggia al 90esimo agli ottavi di finale. Anzi, segna al 90esimo agli ottavi di finale e passa. Con che sì. E poi vince i rigori col Senegal nella stessa partita. Poi col Mali perdeva in 10, al 90esimo pareggia, al 120esimo più 1 fa il gol del 2-1 in mischia. In semifinale con il Mali segna Sebastian Haller, che non doveva giocare, infortunato, stringe i denti, gioca, segna un anno dopo essere guarito dal tumore, dal cancro, quindi. E poi è una squadra che ha esonerato l'allenatore a competizione in corsa. È partita con uno, adesso se ne trova un altro. Affronterà la Nigeria di Lukman e Osimhen, che mi sembra una squadra fortissima. Però, considerato tutto quello che sta succedendo, sarebbe bellissimo se lo vincesse la Costa d'Avorio. E invece, allora, la Coppa d'Asia, allora, chi la vince? Allora, la Coppa d'Asia, c'è un Qatar che gioca in casa ed è anche campione. Ce la fa? Allora, secondo me sì. Però la Giordania è una grande rivelazione, perché ha battuto la Corea del Sud, ha comunque 2-0, una squadra, comunque la Corea è la prima favorita in questo momento della Coppa d'Asia, una squadra che non ha alcun giocatore di spessore internazionale, almeno di quelli che giocano nei campionati principali, 87esimo nel ranking FIFA, ed è, penso, insomma, una delle maggiori sorprese della storia di questo torneo. Detto ciò, Qatar, secondo me, non dico facilmente, però Qatar. Ci sta. Tra l'altro contro il Congo in semifinale, non contro il Mali, chiedo scusa. Samu, facciamo un in e out velocissimo. Allora, ci chiedono, guarda, ne è appena arrivato uno, forse un po' squilibrato, però Chiesa o Pato? Ma Enrico o Federico? Secondo me è Federico. Pato. Enrico? Chi è? Forse Enrico, no? Beh, è stato intanto più longevo come carriera. Prime? Pato. Sì. Pato Prime, top assoluto. Sì, Pato Prime è un giocatore da forte, uno dei primi 5 giocatori al mondo, come attacco in quel ruolo, quantomeno. Sommer breve il Prime di Pato. Purtroppo. Vai, Sam. Sommer o Szczęsny? Io prendo Szczęsny ancora. Però devo dire che Sommer è proprio svizzero, letteralmente. È una garanzia. Ha fatto due errori, credo, in tutta la stagione, forse. Cioè, due errorini, neanche due erroracci. Muriel o Sanchez al Prime? Sanchez Prime, uno dei migliori giocatori al mondo. Sì, Prime. Sì. Prime. Adesso no, però. Quando metti il suo Prime? All'Arsenal. Arsenal. Sono andato una volta a intervistarlo nel 2015, Watford Arsenal 0-3. Poche volte ho visto un giocatore che a un certo punto sceglie di vincere la partita da solo, e Sanchez era incredibile. Poi non so, non si è più ripetuto su quel livello lì, però era veramente un giocatore pazzesco. Ma forse Prime addirittura l'Udinese, l'ultimo anno l'Udinese era proprio... L'ultimo anno l'Udinese era davvero straordinario. 10-11. Clamoroso. Poi va a vincere la Liga col Barcellona. Lautaro o Higuain? Higuain. Perché? Perché è più tecnico, perché comunque l'Higuain
migliore, che è quello di Napoli, un giocatore da 36 gol stagionali, anche lì in una squadra che lo metteva in condizioni eccetera, così come Lautaro adesso, vediamo se arriverà a 36 Lautaro, però era un giocatore che tirava da, cioè era troppo forte in quei 2-3 anni lì, poi già la Juve ha iniziato il declino, però è ancora qualcosa in più di Higuain. Higuain è qualcosa in più. Remy Uden o Florian Thauvin? Bella la lima, tra l'altro. Remy Uden. Attualmente, attualmente, sì, beh, sì, adesso, adesso non vale, dai, Thauvin ha vinto un mondiale. Sì, certo. Sì, Thauvin è, devo dire, abbastanza confusionario come giocatore adesso, secondo me, no? Un po'... è a breve, è un'autonomia molto breve, sinceramente. Uden è più... Uden è più fresco. Elettrico, sì. Visto che l'abbiamo citato prima, Fabio Grosso o Massimo Oddo? Come giocatore o allenatore? Massimo Oddo, forse. Come giocatore Oddo, anche se il prime di Grosso è arrivato. Grosso ci ha fatto vivere il momento più bello della nostra vita, sì, quindi difficile. Come fanno? Cioè, il cuore direbbe Grosso sempre e comunque, però Oddo era un po' meglio. Dai, a livello di calciatori di punizione, Ronaldinho o Juninho per Nambucano? Juninho. Juninho per Nambucano. Di sempre, forse. Esatto. Sì. No. Ogni tanto sono triste su YouTube, mi vado a rivedere le sue punizioni, le robe mai viste, mai più ripetute. Ci sono tutti in fila i gol su punizione di Juninho su YouTube, sono 77, 78. Sì, sì. Poi sono da ogni posizione possibile, centrocampo. Ce n'è anche uno, infatti, metri. Non vale, perché in quel video lì ce n'è anche un paio senza barriera. Dire? Perché furono segnati in un torneo sperimentale in Brasile dei primi anni 2000, quando a un certo punto era, non era nemmeno il campionato, era un torneo fine stagione, viene introdotta e mai più riadottata la regola che a un certo punto certi falli superato un certo numero di falli di tempo non c'era più la barriera, la punizione, ma la punizione è battuta sul limite dell'area senza barriera, e quindi ovviamente figuriamo come il basket, cioè perdevi bonus, che roba. Però se voi cercate quel video di Juninho troverete queste due o tre strane bellissimo punizioni, questa cosa. Cioè, sta roba Sao Paulo qualcosa, quindi fai un fallo nella aria avversaria, punizione, sì, se hai finito il bonus dall'altra parte senza barriera, bellissimo. Questa è una regola da mettere. Cavolo. Altro cartellini blu, dai. Smettetela. Dino Baggio o Marchisio? Principino, dai, Principino. Sì. No, sì, Principino. Di Maria o Robben? Questa è brutta. Oh, belli questi. Ci sono interessanti. Di Maria o Robben? Io sai che quasi. Allora, Di Maria è più vario di Robben. Robben è la micidiale nella ripetizione, nella iterazione. Però io ho la fantasia di Maria. Io prenderei quasi la concretezza di Ariel Robben. Un giocatore che non ti tradiva mai. Anche nella finale di Champions League. A finale di Champions League perde il Bayern contro l'Inter, è l'unico che ha due tre guizzi. Due anni dopo quella in casa. Quella volta lì è un po' con davanti a Casillas. Certo, è vero c'è anche quello, però poi segna contro il Borussia. Poi sì, esatto, si riscatta, dai. Allora, vediamo un attimo un po', ce n'era una. Ah, come rigorista invece, visto che abbiamo parlato di difensori, Çalhanoğlu o Messi? Çalhanoğlu, percentuale più alta. Per la percentuale vince. Certamente. Ne aveva tirata di più Messi, però. Sì, certo. Vabbè. C'è un rigore clamoroso sbagliato da Messi? Sì, quella semifinale col Chelsea del 2012. E poi uno parato dal portiere dell'Islanda, non ricordo, ai mondiali 2018. 18 in Russia. Parato 1-1, rigore parato dal portiere che è tipo un regista di documentario classico, ogni volta che sono queste squadre farò rigore a Messi. E quindi, no, però dai, in questo momento Çalhanoğlu è il miglior calciatore di rigori del mondo. Poi chiaramente li tira quasi sempre in basso a sinistra, l'angolo lì, ed è il classico dimostrazione che se tiro il rigore perfetto, così non può parare. Questa è la massima di Caressa. Sbaglia anche la finale di Coppa sì, ai rigori finali. Coppa America contro il Cile. Certo. Tra palo e paletto. Tra palo e paletto non si una mina fortissima, imprendibile. Anche soprattutto adesso il portiere non si può muovere, quindi. Sì, esatto. Ci sta. Vai, De Martino o Cattelan? Questa mi piace. Ma sai che io credo che De Martino è meglio, secondo me. Non me ne voglio Ale Cattelan, che peraltro saluto caramente. Però secondo me il formato ingessato di Sanremo sacrifica un po' Cattelan, che ha molta più verve secondo me a livello comico. Però come showman puro, tu anche in grado di ballare, cantare eccetera, De Martino secondo me è più tradizionale. Sanremo la Rai spinge, no? Non apprezzerebbe gli siparietti comici di Cattelan il pubblico di Sanremo?
No, io addirittura arrivo a dirti che forse è il rischio dell'autocensura, cioè tu sei a Sanremo e non ti senti libero, libero di poter fare di dire quello tutto fare quello davvero che fai normalmente. Io ti a Katia devi far fare il dopo festival, cioè il fiorello gli devi far fare. Io posso dirti, io se fossi Cattelan però Rosi, cioè se no sì, cioè, se so grazie. Che cioè, sei in Rai, sei uno dei conduttori di punta, sei liberato un posto a Sanremo, chiami Stefano Di Martino, con tutto il rispetto poi, per il conduttore da c'è due altra anni cosa, è come che poi io adoro, mi piace tantissimo Stefano Di Martino, però è come venire dopo Ferguson, cioè, è Garcia, dice la trappola, è The Medical Dimension dei Sanremo, di share non è facile poi reggere, perché sì, io, nel suo essere un uomo d'ordine però è molto amato al però pubblico, posso dire, io credo che Amadeus è clamoroso davvero, ma proprio a cui voglio bene, proprio non conoscendolo, a cui voglio bene. Sanremo lo fanno i cantanti, però alla fine, cioè, chi ce li ha portati? Chi ha cambiato il voto? Vabbè, tu dici che comunque assolutamente, perciò dico, cioè, il prossimo conduttore di Sanremo non avrebbe la sensibilità di portare dei cantanti di livello. Amadeus, in quanto Amadeus è uno che non ha monologhi, non ha momenti di protagonismo. Ah, questa cosa è meravigliosa. Stefano Di Martino non li avrebbe. Stefano Di Martino, cioè, deve cantare e ballare, è un odio, è un showman. Meno di Cattelan. Cattelan è proprio Cattelan, fa proprio il festival alla, non so, alla Bonolis. Cattelan ha il suo nome in un programma sempre, no? sarebbe Sanremo Cattelan, quindi esatto. già questo un po' lo identifica, però io davvero fossi in lui ce ne avrei malissimo, cioè, quasi come al lavoro promuovono un altro al posto tuo dopo tanto tempo e te ti dimetti. Conduttori relativamente giovani, cioè Cattelan ha 43 anni. Stefano Martino è giovane davvero, credo. Ancora di meno, certo. Vabbè, come relativamente giovane? 44 anni Cattelan è giovane. Per la Rai sì, sinceramente. Adesso ha 60 anni. Ho capito. Cioè. Che è anche un po' è sparita la figura del conduttore in sé, quindi no? Un po' di... lei Gerry Scotti addirittura. Un uomo d'ordine, appunto. Un uomo d'ordine. Amadeus. Ci vuole un uomo d'ordine per Sanremo. Se si prevede 30 cantanti, sì, se no non c'è tempo per cantare. Però nessuno dei due è un uomo d'ordine, però. Né Cattelan né Di Martino. Questo porta di nuovo a noi. Siamo meglio di noi, noi siamo Siani, perfetti, tutti e tre siamo perfetti. Non abbia più bisogno di presentazione, tu sei proprio il perfetto conduttore di Sanremo. Diglielo, chi è il direttore della RAI? Lo so leggere per dire la canzone, giusto, io penso che tu sia in grado di farlo. La promessa, che vi porto con me. Io vado poi improvvisare, non voglio la scaletta. No, neanche io, poi lo sai che anch'io sono. Poi guardo un cavallo e Seguci tra il terzo e il quarto cantante. Esatto, anch'io sono così. Esatto. Mentre aspettiamo il televoto, giusto, è la quindicesima giornata. Allora, il più classico l'orchestra ci tira gli spartiti. Vabbè, dai, gli ultimi. E poi chiudiamo. Allora, insistentemente ci stanno chiedendo Amsic o Zielinski. Amsic. Marek Amsic, sempre. Comunque, ma Zielinski non quest'anno, ma per due anni almeno è stato il giocatore più sottovalutato della Serie A, secondo me. E l'Inter fa un grandissimo acquisto a comprarlo. Domanda che vi faccio io. Ma se l'Inter compra Zielinski, chi va via? Uno deve andarsene. Barella. Premier League. Barella Premier League. Non so se Mkhitaryan che ha rinnovato. Ha rinnovato Mkhitaryan. Le mezzali sono quelle. Barella probabilmente. Un Arsenal. Sì. Così. Chiedo. Ma quindi Barella per voi? A meno che non me la via nessuno, magari l'Inter vuole. Quanti ne ha? Certo. Anche se l'anno prossimo l'Inter avrà anche il problema. Sì. Posto che Aslani, forse è l'anno che deve andarsi a fare un attimo un po' di prestito. Se no, magari veramente non. Ciala? Ciala rinnova. Oddio, Ciala in questo momento sarebbe forse il momento. Quasi il momento migliore per vendere. 30 anni, insomma, non è giovanissimo. Cioè, se vuoi venderlo, quasi. Non lo so, qualcuno evidentemente verrà venduto. Penso che Marotta non ce lo dica, ma già qualche ideuzza ci può stare. Ultime, l'amico del festival, Ibra o Haaland? Ibrahimovic. Ibra, dai. Ibra, sì, sì. Carriere per ora. Sai che è un po'... Già adesso. No, è il contrario. Cioè, voglio dire, sto un po' rivedendo la mia posizione su Haaland. Cioè, nel senso... continuo a pensare che sia un attaccante fenomenale, straordinario. Ma si è normalizzato. Si è un po' normalizzato, secondo me. È uno che chiede molto il suo fisico. Quindi se un attimo cala, perché ha avuto qualche problema negli ultimi mesi. Cioè, questo tipo di giocatore, quando è dipendente così tanto dalla sua condizione fisica, secondo me poi non è
non può mai essere generazionale. La verità, no? È che secondo me Haaland è arrivato ai 28-29, avrà un declino molto più rapido, esatto, di un Benzema. Esatto, sì, esatto. Secondo me sì. Ho esattamente lo stesso pensiero. A meno che non evolva in maniera clamorosa anche tecnicamente e sappia anche aggiungere, certo, quello. Però se è solo, soprattutto fisico, è destinato a un deperimento rapido. Certo. Siamo l'ultima, dai. Facciamo l'ultima. Sì, allora, così chiudiamo preciso. Un po' più croccante. Ah, oh, vabbè, questa è carina. Casillas o Cech? Cech. È Cech più completo. Non sono, però, un non so non sei un Casillas. Casillasiano. Tre di portieri degli ultimi 20 anni. Neuer, Buffon e il terzo. Courtois. Potrebbe essere Courtois. Quindi né Cech né Casillas mettereste. Casillas, no. Tu sì, Sam. Io Casillas lo metterei addirittura secondo. Tra il Lusco e il Brusco. Tra il Lusco e il Brusco, sì. Neuer, Casillas, Buffon. Neanche a me faceva proprio impazzire, no, Casillas. Buffon, Casillas, no. No? Non ti ha neanche guardato, basta, non Luca, cioè, non meriti, non meriti la mia attenzione, uno sdegno. Giocare nella Madrid e la Spagna non tiravano mai in porta, la Spagna. Non so. Hai fatto sdegnare Giuse proprio sul finale. Vabbè. Ok, noi direi che possiamo chiudere qui questa puntata della Lascia la Doppia. Signori, abbiamo dato uno scoop comunque, che non si dica che non me l'abbiamo dato, è il secondo consecutivo. Dopo avervi detto che vinceremo anche chi lo presenterà l'anno prossimo. Mamma, meglio di così. Lunedì di diremo così. Chi vincerà Sanremo l'anno prossimo. Proprio, se indovino, questo è bellissimo. Questa sarebbe bellissima. No, lo dobbiamo fare, per se forza. Se indovino, dico chi vince l'anno prossimo. Basta. L'anno prossimo è un gruppo. Vediamo, devo pensare. Ma adesso passo tutta la notte. Dacci il tempo di finire questo. Va bene. Vi ricordiamo che lunedì scorso abbiamo detto che a vincere. Lunedì scorso, questo lunedì, abbiamo detto che a vincere sarà Angelina Mango. E che Fabrizio Biasin ci ha confessato che il probabile prossimo conduttore di Sanremo sarà Stefano De Martino. Così. Doppio scoop, uno dopo l'altro, una doppietta clamorosa. Poi se lascerà Doppia Fontana vanno particolarmente bene, ci ritorniamo a candidare prepotente. Assolutamente. Dovessi andare male, ricordiamo sempre a Viale Mazzini, che qui c'è grandissima disponibilità. Ovviamente ci metteremo d'accordo con Giulio, Stefano, i ragazzi di Cronaca per quella settimana. Capiranno. Porteremo Cronaca e saremo. Vabbè, Samu, grazie mille. Grazie a voi, ci vediamo lunedì. Giuse, grazie mille anche grazie a te. Noi ci vediamo lunedì e ci sentiamo domani con Rasoiati. Come no? Fra poco. Chi l'ha già sentito, che ci state guardando venerdì, esatto, l'avrete già sentito. Guardate che andando avanti su Spotify e sulle altre piattaforme di streaming potete trovare anche Lascia la Doppia. Quindi questo in questo momento è un momento inception incredibile, che magari c'è qualcuno che ci sta ascoltando attraverso le piattaforme audio. Dice, ma come mi sta dicendo di sentirlo? Vabbè, insomma, direi che il momento migliore per chiudere è proprio questo. Grazie mille, ci vediamo giovedì prossimo con Fabrizio Biasin, che sarà in studio. Ciao a tutti. Ciao a tutti.